Signore e signori, gentili soci, pregiatissimi ospiti, buongiorno a tutti. Vi ringraziamo intanto per essere intervenuti, data anche l'ora, un'ora un po' particolare, data anche il clima vacanziero che evidentemente si respira in questa crociera. Il tema che abbiamo deciso di trattare all'interno di questo convegno è un tema importante perché coinvolge direttamente o indirettamente tutti quanti noi, ma evidentemente è un tema che non si può esaurire in due ore di lavori. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di darvi degli spunti di riflessione su cui poi approfondire in maniera individuale o eventualmente da riprendere in manifestazioni successive. I lavori avranno questa sequenza. Dopo il messaggio saluto iniziale del Presidente del Sito, ci sarà una mia breve introduzione in merito al rapporto tra le banche e le imprese sul ruolo delle innovazioni nello sviluppo appunto territoriale. Cederemo la parola a degli operatori, degli imprenditori, oltre che dei docenti, in ambito del marketing territoriale, e mi riferisco in particolare al dottor Gerardo Forestiero, che è l'amministratore delegato della società LCD e docente LUIS, alla dottoressa Mara Angeletti, che è la Sales e Marketing Manager della medesima società LCG, con pluriennale esperienza nel campo della grande distribuzione. Dopodiché avremo anche il punto di vista, come giusto che ci sia, dell'imprenditore di turno. In questo caso abbiamo scelto il dottor Angelo Napolitano, un imprenditore molto quotato nel vostro ambito territoriale, e poi evidentemente come contraltare al rapporto banca-impresa sentiremo anche il punto di vista della banca. In particolare ascolteremo la relazione del direttore generale dottor Leonardo De Bonis e del dottor Giuseppe Russo, consigliere d'amministrazione della banca della BCC dell'Alto Tirreno Cosentino. A questo punto dunque, prima di iniziare i lavori dal punto di vista tecnico, io cederei brevemente la parola al Presidente Geometra Giuseppe Zito per un saluto iniziale. Prego Presidente. Cari soci, cari ospiti, porto il saluto affettuoso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e rinnovo a voi tutti il benvenuto alla nostra crociera, evento che ormai può considerarsi come una vera tradizione della nostra BCC, avendo raggiunto la terza edizione. Come già comunicato con la lettera di benvenuto a bordo, questa gita sociale anticipa i festeggiamenti del trentennio della nostra banca. La nostra BCC, infatti, nel prossimo esercizio compierà i suoi 30 anni di attività. Per sottolineare adeguatamente questo importante traguardo, abbiamo pianificato una serie di manifestazioni che rappresentano adeguatamente lo spirito del nostro territorio. Tra queste, vi anticipo che il 31 ottobre 2012 proporremo alle scuole elementari e medie del territorio di competenza di celebrare con noi la giornata mondiale del risparmio attraverso lo svolgimento da parte degli alunni dell'ultimo anno di un tema sull'argomento. L'obiettivo è di incentivare ragionamenti sul tema del risparmio, da intendere come la capacità di noi tutti di realizzare una corretta gestione della ricchezza di cui, sotto varie forme, disponiamo. La nostra BCC contribuirà alla manifestazione mettendo a disposizione dei piccoli premi che saranno elargiti ai migliori lavori. La diffusione della cultura economica e il rapporto con le scuole del territorio non rappresentano certamente una novità per la nostra banca. Numerose, infatti, le iniziative intraprese in passato. Ricordiamo fra tante la giornata dedicata all'euro tenuta presso la scuola media statale di Verbicaro nel novembre del 2001. Tali iniziative sono la manifestazione di una nostra forte convinzione. Non ci può essere sviluppo dell'economia senza una cultura dell'economia. Oggi noi tutti realizzeremo una riflessione sul tema dello sviluppo del nostro territorio e sull'importanza che riveste in dare sviluppo un corretto marketing territoriale. L'argomento verrà trattato soffermandoci sul ruolo delle banche di prossimità nel supportare uno dei settori trainanti della nostra economia, ovvero sia il turismo, che per quanto nevralgico non ha tuttavia ancora dispiegato tutte le sue enormi potenzialità. Il ruolo della BCC
e della nostra in particolare, è quello di sostenere i settori vitali del circuito economico nel nostro ambito di riferimento. E non deve certamente rappresentare un limite concettuale la nostra dimensione ridotta rispetto ai grossi competitor bancari. All'uopo, Anna Maria Tarantola, già vice direttore generale della Banca d'Italia, nel 2008 sosteneva che ci sarebbe un vantaggio comparato nell'affidamento delle piccole imprese da parte della banca locale, che per effetto della prossimità con l'affidato godrebbe di un vantaggio informativo e quindi di una rischiosità più contenuta e di una capacità di applicare condizioni migliori agli operatori. In ossequio a questo principio, anche noi della Banca dell'Alto Tirreno vogliamo fare della vicinanza con i nostri soci clienti un punto di forza su cui costruire un abbrivio di prosperità condivisa. Cercheremo in tale ambizioso obiettivo l'appoggio delle altre istituzioni locali con cui condividiamo l'onere di salvaguardia degli equilibri della nostra zona. In tale sforzo siamo convinti di ricevere un largo supporto, perché crediamo fortemente che è finito il tempo dei buoni propositi ed è giunto il momento di realizzare concretamente le nostre aspirazioni. Per l'organizzazione di questo convegno abbiamo richiesto la partecipazione di professionisti altamente referenziati, che saranno guidati nella trattazione del discorso da Fabio Piruso, professore di economia degli intermediari finanziari dell'Università della Calabria, che da anni affronta con brillanti risultati temi economici e di gestione bancaria. Prima di lasciare la parola al professor Piruso, desidero ringraziare tutti coloro che interverranno in questo congresso. Ringrazio voi tutti che siete intervenuti e che contribuite alla buona riuscita dell'evento. La nostra banca sta incrementando gli sforzi per migliorare il territorio in cui viviamo e siamo convinti, così facendo, di realizzare adeguatamente la mission con cui ormai 30 anni fa la nostra cooperativa è stata fondata. Al riguardo non posso che rivolgere un saluto affettuoso ai soci fondatori, poiché senza la loro determinazione, il loro coraggio e la loro intuizione, il nostro territorio sarebbe privo di un'istituzione che, orgogliosamente, più delle banche nazionali, sostiene le imprese locali, partecipando così allo sviluppo dell'economia del territorio. Al professor Piruso lascio dunque la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Presidente, quindi prima di lasciare la parola agli operatori e alla banca è doveroso da parte mia fare una breve introduzione su quello che è la tematica della giornata, sperando che possa sortire anche degli effetti e delle riflessioni successive ai relatori che interverranno dopo di me. Il tema dello sviluppo territoriale evidentemente quindi è un tema che abbraccia il rapporto banca-impresa da un lato, perché senza un rapporto banca-impresa proficuo non si può fare sviluppo territoriale, ma coinvolge anche il tema dell'innovazione e soprattutto il tema della nascita delle nuove imprese. Quello che è importante a mio modo di vedere è che per uno sviluppo territoriale armonico ci sia una valida struttura finanziaria alle spalle. Che cosa vuol dire una valida struttura finanziaria alle spalle? Vuol dire che ci deve essere un sistema bancario e finanziario capace di supportare le imprese nell'attività di crescita. E questo è un fatto storico, basta guardare quello che è successo nell'Ottocento in Germania con la creazione di una banca potente, richiamata la banca mista, che permise alla Germania di fare passi da gigante e di recuperare quel gap di competitività che aveva caratterizzato l'Inghilterra a metà Settecento. Esiste ovviamente anche qui un'ampia letteratura che riguarda il rapporto banca-impresa, ma noi dovremmo considerare prevalentemente il rapporto tra le piccole banche e le banche e le piccole imprese, perché come diceva prima il Presidente, rievocando una frase celebre di Anna Maria Tarantola, le banche cosiddette di prossimità, per utilizzare un po' un linguaggio gergale francese, di origine francese, sono quelle che hanno un vantaggio competitivo rispetto alle grandi banche, perché conoscono il cliente, quindi sono in grado di valutare adeguatamente il rischio e quindi di applicare evidentemente delle condizioni quindi teoricamente migliori. Quindi è importante capire le piccole imprese, è importante capire il ruolo che hanno con le piccole banche. Beh, il problema delle piccole imprese, a mio modo di vedere, qui poi avremo anche la testimonianza di illuminati imprenditori del luogo, è importante capire quelle che sono le caratteristiche peculiari di una piccola impresa, perché la finanza di impresa, quando si parla di impresa,
in tutti gli studi universitari si parla di impresa in quanto tale, senza fare un distinguo tra un'impresa grande e un'impresa piccola. In realtà sappiamo bene che un conto è gestire la Fiat, un conto è gestire un'impresa con 10 dipendenti. Esistono delle peculiarità notevoli di cui bisogna ovviamente tener conto, altrimenti non capiremo bene che tipo di operazioni si va a fare. Quali sono le caratteristiche peculiari delle piccole imprese da tenere in debita considerazione? Sicuramente un problema fondamentale, perché di problema si tratta, potrei essere forse un po' contraddetto da qualcuno di voi, perché è un po' la mentalità calabrese, io sono calabrese quindi la conosco in pieno, è quella della proprietà concentrata nelle mani di un imprenditore. Se vedete, la maggior parte delle imprese appartengono a un imprenditore o al massimo alla sua famiglia. Non esiste, o comunque in pochissimi casi esiste, un'apertura nei confronti dell'esterno. Questo perché ci sono due variabili da considerare. C'è la variabile soggettiva: l'imprenditore non apre il capitale all'esterno perché ha paura di perdere la propria autonomia decisionale. Quindi uno dice: preferisco rimanere piccolo, non avere un finanziamento a titolo di capitale di rischio dall'esterno che mi permetterebbe di crescere in maniera notevole, pur di non perdere la mia autonomia decisionale. Giusta o sbagliata che sia, questo tipo di approccio è un approccio tipicamente meridionale. Però questo ha delle controindicazioni. Se io non apro il capitale all'esterno, allora l'altra strada qual è? Se io non ho la possibilità di rivolgermi al mercato dei capitali, e per mercato dei capitali in primo luogo intendo il mercato del capitale di rischio, come fanno le imprese americane piuttosto che le imprese inglesi, a questo punto mi rimane o l'autofinanziamento oppure il ricorso alle banche. Quindi se non ho capitale di rischio, o autofinanziamento o ricorso alle banche. Ma il capitale di rischio è fondamentale. Per quale motivo? Perché nel momento in cui le banche non mi danno credito, e poi vediamo eventualmente perché la banca non dovrebbe darmi credito, allora qual è l'alternativa per poter cogliere un progetto di investimento? Immaginate che qualcuno di voi gestisce un'azienda, ha un progetto in mano, un progetto importantissimo, che potrebbe avere dei ritorni elevati anche in tempi brevi. Deve investire prima di poter avere un ritorno in conto economico. E come fa ad investire? L'autofinanziamento. Qualcuno può dire: piuttosto che aprire il mio capitale all'esterno, metto l'utile da parte dopo 3 o 4 anni, racimolo il capitale da me e quindi faccio l'investimento. Chi però è un imprenditore lo sa meglio di me, il timing, quindi il momento in cui realizzo la mia attività, è un elemento centrale, perché un investimento che oggi vale la pena fare, tra un anno, tra 2 anni cambiano le condizioni, qualcun altro l'ha fatto prima di me, quindi perdo sostanzialmente il treno. E allora, se l'autofinanziamento mi viene meno, se il ricorso all'esterno mi viene precluso da una cultura, diciamo, che induce comportamenti omologativi, cioè il fatto che io non mi apra all'esterno, ho minore capacità di confronto e quindi minore capacità anche di innovare su me stesso, a questo punto, torno a ripetere, l'altra strada, l'unica strada che mi rimane è quella di rivolgermi alle banche. Ma anche lì si pone un problema, perché le banche lo stiamo vivendo soprattutto negli ultimi anni, in concomitanza di questa crisi economica, si parla tanto di razionamento del credito. Cioè le banche sostanzialmente a livello nazionale, non mi riferisco ovviamente alle banche di credito cooperativo, che al contrario, io faccio parte anche di una banca di credito cooperativo, vedo che c'è vicinanza al territorio, si capisce il momento di difficoltà dell'imprenditore, però se parliamo a livello nazionale delle grandi banche che vivono con degli algoritmi matematici e dicono: questo signore ha merito di credito o non ha merito di credito, ha possibilità di restituirmi in maniera tranquilla il capitale che gli presto oppure avrebbe difficoltà, quindi lì non è un fatto di conoscenza, lì è un fatto di matematica. Si fa un algoritmo e il computer ti dice sì oppure no, senza conoscere la persona che io ovviamente ho di fronte. E allora, da questo punto di vista, un imprenditore, per avere accesso al credito e quindi avere la possibilità di finanziare a livello territoriale il proprio programma di sviluppo, deve cercare di avere il merito creditizio. Gli anglosassoni lo chiamano rating, avere come una pagellina, quindi è come a scuola ci davano la pagella e ci dicono: tu sei promosso e quindi hai merito creditizio, oppure sei bocciato, quindi non ti posso elargire nessun tipo di finanziamento. Ma non basta avere merito creditizio, bisogna avere anche capacità di avere un buon tasso di interesse, perché nella finanza d'impresa io insegno che se aumenti il tasso di interesse in maniera troppo elevata, un progetto di per sé valido, se poi devo dare un interesse alla banca del 13%, ad esempio, non diventa più economicamente vantaggioso. Quindi bisogna avere accesso al credito, ma bisogna avere anche un tasso di interesse equo. E allora, per fare questo, quindi bisogna migliorare il proprio rating, cioè la propria pagellina. E com'è che si migliora? O come si scala? In gergo si parla più che di miglioramento del rating, si parla di scalabilità del rating. Bisogna aumentare sia l'efficienza all'interno delle vostre aziende, e per efficienza intendo sostanzialmente il miglioramento dei vostri margini reddituali,
di, diciamo, parlando con i tecnici, direi migliorare il margine operativo lordo delle imprese, oppure diminuire la posizione finanziaria netta, quindi l'indebitamento. Ma non basta, oppure ottimizzare anche la struttura finanziaria. È giusto che la banca metta 100 e voi mettete 1? Questo è il solito dilemma tra la banca e l'impresa. Se tu metti 1 e io banca devo mettere 100, io non sono più un finanziatore, sono il principale azionista, quindi cambio ovviamente anche il mio punto di vista. E allora, per poter migliorare il rating, quindi per avere più accesso al credito e fare quindi sviluppo a condizioni ovviamente quindi eque, bisogna migliorare questo indice. Per migliorarlo bisogna sostanzialmente migliorare, lo dicevo, le marginalità e migliorare allo stesso tempo anche le variabili qualitative, il management dell'azienda, le strategie, l'ottimizzazione, lo dicevo, della struttura finanziaria. Anche quello è un elemento molto importante da tenere nella giusta considerazione. Esiste un'ampia letteratura in merito che dice che un modo importante per migliorare queste variabili è quello di aprire il capitale dei fondi di equity, cioè ai soggetti esterni che investono nel vostro capitale, nel capitale della vostra azienda, e vi permettono di migliorare tutti quelli che sono gli indicatori di produttività, di migliorare l'efficienza gestionale, di migliorare la strategia, di migliorare la qualità delle aziende in cui entrano. Alcune statistiche importanti fatte a livello europeo dall'Associazione Europea dell'Healthcare, che è la European Venture Capital Association, dimostrava che le imprese che all'interno del proprio capitale avevano dei fondi di equity avevano uno sviluppo notevole a livello di fatturato, a livello di investimenti, a livello di esportazioni. Questo è un elemento importante, quindi se io all'interno del mio capitale apro le porte a un soggetto esterno che oltre a darmi il capitale di rischio e di riequilibrarmi la struttura finanziaria mi permette di migliorare quelli che sono tutti gli indicatori, quindi migliorare il mio rating, io non soltanto ottengo il capitale di rischio ma ottengo anche più facilità di accesso al credito bancario a costi più bassi. Quindi da questo punto di vista capite bene che è importante quindi aprire il capitale a soggetti esterni. Altro tema fondamentale, lo dicevo prima, è l'innovazione. Un paese, un territorio, una regione, una nazione, per essere competitiva deve investire notevolmente nell'innovazione. Lo stiamo vedendo in questo periodo. La Germania è detta legge in Europa perché la Germania è più competitiva di noi, c'è poco da fare. Ne parlavo stamattina col consigliere e la Merkel, purtroppo, dipendiamo tutti dai destini della Merkel. E perché la Germania ha una marcia in più rispetto all'Italia? Perché? Perché sono più bravi? No. Perché ha avuto una politica economica probabilmente, anzi sicuramente più lungimirante. La Germania investe ogni anno il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo, in Italia meno del 1%, quindi meno di un terzo. Capite bene che i conti pubblici a breve si salvano, ma nel medio e lungo termine i prodotti tedeschi sono più avanti dal punto di vista tecnologico, quindi sono più competitivi. Noi abbiamo un problema ovviamente anche di vendibilità, non solo sul mercato interno ma anche e soprattutto sul mercato estero. E questo vale non soltanto a livello nazionale ma anche in una determinata regione. Un'impresa per essere competitiva deve innovare, questo lo sappiamo. Ma per innovare ovviamente bisogna avere la disponibilità finanziaria per farlo. Anche qui, per esempio, Banca d'Italia alcuni anni fa aveva fatto un'indagine e diceva che un'impresa per poter innovare deve avere in media almeno 500 dipendenti, quindi si tratta di imprese medio-grandi. Ma è del resto anche abbastanza logico, una piccola impresa con 10 dipendenti, lasciatemi passare il tema del gergale, che non riesce a sbarcare il lunare a fine mese, non può stanziare una parte del proprio fatturato per fare innovazione, ricerca e sviluppo, i cui esiti sono incerti e se ci saranno arriveranno magari tra 8 o 10 anni, quindi è un problema proprio di dimensione dell'impresa. E allora da questo punto di vista viene meno che cosa? Ritorniamo al discorso di prima, aprire il capitale dei soggetti esterni che mi danno quel capitale di rischio, che mi permettono anche di fare programmi di sviluppo e di innovazione nel lungo termine, significa avere una politica non miope ma una politica di lungo termine. Detto questo, dunque, andiamo ad un altro tema che vi ho accennato prima, che è il discorso relativo alle cosiddette start-up, cioè al finanziamento, all'avvio delle nuove attività imprenditoriali. Io sono convinto di una cosa, sono convinto che in un sistema economico, per funzionare bene l'economia, quindi lo sviluppo territoriale, occorre un sistema bancario e finanziario molto variegato. Non bastano soltanto le banche, perché le banche sono generaliste e quindi non fanno un distinguo tra un'impresa che è appena nata, un'impresa che è sul mercato da 10 anni, un'impresa che è in fase di crescita, un'impresa che è in fase di declino. La vita di un'impresa è un periodo, un percorso molto variegato. Esiste allora, a mio modo di vedere, è necessario che ci sia in ogni sistema economico finanziario, per ogni tappa
della crescita dell'impresa un operatore ad hoc, capace di dare quel capitale, di consigliarlo, di supportarlo in quella particolare quindi fase della propria vita. Quindi se per le imprese già nate, già presenti sul mercato, ho finora detto che è importante che ci siano gli operatori di equity, quelli che entrano nel proprio capitale, diventano vostri soci e vi aiutano notevolmente nella crescita, dall'altro lato, sempre in merito alle imprese già esistenti, io reputo che un prodotto molto importante, innovativo per noi, ma abbastanza tradizionale nei mercati anglosassoni, per esempio è il mezzanino, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, è un prodotto che si dice di quasi equity, un prodotto dove il finanziamento viene concesso non in base alle garanzie che io magari imprenditore non ho da dare alla banca, ma in base a quelle che sono le capacità di restituire, i cosiddetti cash flow, ai flussi di cassa futuri prodotti dall'impresa, e che pagano un tasso di interesse leggermente superiore rispetto al debito senior, però, come dicevo, non pretendono come collateral delle garanzie, e che dove è stato applicato, per esempio in Italia settentrionale, sono stati fatti degli esperimenti su questo tipo di prodotto, hanno sempre dato grandi risultati. Non comprendo perché ancora da noi, quando si parla di mezzanino, io mi sono trovato con Fincalabro, mi sono trovato anche con istituzioni dedite al risparmio, dedite appunto ai finanziamenti, tra virgolette, un po' più innovativi, e qui sembrava un po' che parlassi arabo. A distanza, torno a ripetere, di 50 anni, perché sono 50 anni che questo prodotto così buono viene utilizzato altrove, soprattutto, ripeto, nei mercati anglosassoni. Per quanto riguarda invece i finanziamenti alla fase di start-up, cioè alla fase di inizio, quindi anche su questo secondo me dovremmo aprire una breve discussione. Mi complimento in particolare, lo dico già in anticipo, con la banca di credito cooperativo, non per fare retorica, non perché sono stato invitato qui a relazionare, da questo punto di vista evidentemente ringrazio tanto il Presidente quanto il Direttore Generale, ma perché, come poi vi dimostrerà successivamente il Dottor De Bonis, la banca sta investendo in questa direzione, io plaudo a questo tipo di iniziativa. Quello che è importante capire è questo: com'è che si può finanziare un'impresa che nasce? Immaginate un giovane laureato, non laureato, che ha un'idea vincente, un'idea brillante, ma ovviamente non ha il capitale iniziale. E allora da questo punto di vista, quindi, un territorio perde la possibilità di finanziare una società che potenzialmente tra qualche anno può diventare una multinazionale. Altrove questo meccanismo è un meccanismo molto incentivato. Sostanzialmente esistono due vie per finanziare un'idea imprenditoriale, parlo veramente di idea imprenditoriale: o gli incubatori di impresa, di cui parleremo anche dopo con il dottor De Bonis, oppure un'altra forma, questa volta un po' più innovativa, diciamo, per il nostro territorio, che sono i business angel, su cui comunque un breve cenno ve lo voglio anche fare. Partiamo dagli incubatori. Gli incubatori che cosa sono? Sono delle strutture dove viene incubata un'idea imprenditoriale, come un bambino che non riesce a rimanere in piedi e quindi nella prima fase della sua nascita ha bisogno di essere incubato per diventare successivamente autosufficiente. Bene, gli incubatori di impresa hanno la stessa logica. Un'idea imprenditoriale, ancora rozza, ancora non perfettamente delineata, ha bisogno di essere incubata, cioè di essere portata all'interno di un centro dove alcuni ingegneri, commercialisti, tecnici vari mi aiutano a smussare gli angoli, a far sì che quella che è un'idea, solo un'idea, domani può diventare un prodotto leader sul mercato. E da questo punto di vista, dunque, qual è il soggetto, quali sono i soggetti che dovrebbero creare queste strutture in cui incubano appunto le mie idee? Gli incubatori, finora, quelli che almeno io conosco, sono quelli di Sviluppo Italia, quindi lo Stato ha investito con alterne vicende, per la verità. Io in genere sono sempre un po' scettico sull'intervento pubblico, io sono più un teorico dell'iniziativa privata perché è maggiormente mirata al percorso di efficienza, questo però è una mia opinione personale. Però accanto, diciamo, all'intervento pubblico, in particolare Sviluppo Italia, oggi Invitalia, è importante per esempio che le stesse strutture universitarie diano un contributo da questo punto di vista. Qui forse anche un po' sono un po' di parte, perché io essendo un docente universitario un po' sono ovviamente, ripeto, un po' di parte in questo tipo di affermazione, però voglio citare qualcosa. Voglio dire che per esempio l'università ha più o meno la stessa mission di una banca di credito cooperativo, cioè promuove, cosa fa un'università? Promuove il territorio in cui è ubicata, che crea cervelli, crea capitale umano, crea know-how. La stessa cosa che fa una BCC, investe per lo sviluppo nel proprio territorio. Quindi se ci pensate bene, le due strutture, idealmente molto diverse l'una dall'altro, vengono legate da un filo comune, cioè promuovere lo sviluppo del proprio territorio.
Ebbene, anche qui, per quanto riguarda le università come centro di sviluppo, appunto, di competenze e di trasferimento tecnologico, abbiamo anche qui come parametro di riferimento, per esempio, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rappresentano da sempre per noi un benchmark di riferimento, quindi un parametro su cui rapportarci, da cui prendere spunto ed eventualmente anche migliorare, se possibile, in alcuni campi. Ebbene, nel 1980 esistevano soltanto 20 incubatori negli Stati Uniti, promossi da università. Dopo 10 anni ce n'erano 200 incubatori, attualmente non esiste un'università sola negli Stati Uniti, dove non, degno di questo nome, dove non ci sia un incubatore universitario. Quindi capite bene il ruolo dell'università nel creare l'idea, nel formare le menti e di dargli anche la possibilità materiale di trasformare quel prodotto, frutto del proprio ingegno, in qualcosa che ha ovviamente una valenza commerciale. A livello nazionale anche noi ci stiamo organizzando, noi, quando parlo di noi parlo del mondo universitario. Alcune università del nord hanno già avuto grandi riscontri da questo punto di vista, anche la nostra Università della Calabria, dove io insegno, da alcuni anni ha lanciato un prodotto molto importante, un incubatore di 2000 metri quadri, dove contestualmente vengono incubate 20 idee imprenditoriali, si chiama Technest, che ha avuto tra l'altro anche degli ottimi riconoscimenti a livello nazionale e a livello internazionale. Lo Stato italiano sta investendo in questo tipo di strutture. In effetti esistono per esempio alcune leggi, alcune normative, alcune leggi per esempio del 2000, vi cito il DM 593 del 2000, che ha stanziato grandi risorse finanziarie appunto per la ricerca applicata appunto alle fasi di start-up, o la stessa convenzione tra il Ministero dell'Università e Sviluppo Italia. Oppure, molto interessante a mio modo di vedere, è un regolamento di Banca d'Italia del 2001 che dava la possibilità agli enti locali, quindi comuni, regioni, province o i centri di ricerca università, di costituire dei fondi che investono proprio in queste idee e avevano appunto, se ripeto, questi fondi sono promossi dalle università oppure dai centri territoriali, avevano dei grandi vantaggi e di natura fiscale e soprattutto nella costituzione, perché la società che deve gestire questi fondi si viene a costituire non con un capitale minimo di 1 milione di euro, che è quello standard, ma con un capitale di solo 100.000 euro. Vi cito questo aspetto perché, ad esempio, le 7 università della Campania hanno deciso di fare squadra, si sono messi insieme, hanno raccolto dei fondi regionali e hanno creato appunto le 7 università, in ossequio appunto a questa normativa privilegiata, hanno creato queste strutture che investono appunto nella regione Campania. Stesso discorso è stato fatto in Sicilia, stesso discorso è stato fatto in Puglia. In Calabria ancora da questo punto di vista siamo un po' indietro. L'altro aspetto su cui volevo invece riflettere un attimo, come dicevo prima, è un po' quello dei business angels, quindi l'alternativa agli incubatori di impresa. Ve lo dico anche con una vena di romanticismo, perché io per 5 anni ho partecipato negli Stati Uniti a questo tipo appunto di interventi e li ho trovati molto interessanti. C'è da dire che le grandi imprese a livello mondiale, dalla Microsoft alla Oracle all'IBM, non sono imprese che sono nate come nascono qui in Italia, attraverso i genitori che lasciavano i padri in figlio, che crescevano di un mattoncino dopo l'altro, un po' alla volta, ma sono idee che sono nate appunto nei cosiddetti garage, si chiama infatti garage financing, quindi io ho un'idea, la mia azienda la creo nel garage sotto casa, mi faccio finanziare da qualcuno può essere un parente, ma può essere anche un vicino di casa, che magari ha esperienza trentennale in quel settore e ha anche i capitali per aiutarmi, e quindi mi dà la possibilità, non soltanto mi dà i soldi e quindi mi guida, io che sono giovane, quindi dal punto di vista finanziario, ma mi mette a disposizione la sua expertise, la sua esperienza, magari trentennale, quarantennale, per riuscire quindi a portare avanti un'idea in cui io creo e in cui io credo, ma in cui anche questo signore appunto viene a credere. Questi soggetti negli Stati Uniti sono chiamati angeli d'affari, business angels, quindi soggetti imprenditoriali che decidono di investire, gli americani dicono piuttosto che giocare a golf soltanto a 60 anni, decido comunque di investire su un giovane, quindi gli do i soldi aspettandomi ovviamente un ritorno di almeno il 25% anno, questi sono quei parametri che utilizzo, e alla fine e gli do ovviamente anche tutta la mia esperienza. Questi operatori che sono nati da almeno anche lì da 50 anni, negli anni 60, anni 70 negli Stati Uniti, si sono poi messi insieme e hanno creato dei veri e propri blocchi, dei veri e propri gruppi in cui diciamo 150, 200, 300 soggetti diversi ascoltano le idee imprenditoriali e se le reputano interessanti le finanziano. Quindi finanziano idee tipo Facebook,
tipo Google, ma società che se andate a vedere in borsa hanno attualmente la capitalizzazione più elevata a livello mondiale, quindi società, stiamo parlando di vere e proprie multinazionali, e sono nate 3, 4, 5, 10 anni fa, non 100 anni fa come sono un po' le nostre imprese. Quindi questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento importante. Io ho partecipato per esempio al Chiarezza Forum, che è questo gruppo di San Francisco di 150 investitori, dove si incontra una volta al mese, più o meno come siamo qui noi oggi, ecco, dove vengono invitati questi giovani ragazzi che vengono a presentare in soli 12 minuti, è un fatto lì statistico, quelli che sono le loro idee imprenditoriali, e a me se non concesso che tra di voi, appunto, con la vostra expertise, ci sia qualcuno, e c'è qualcuno sicuramente, interessato a dare i soldi, a dare credibilità a questo giovane, a questo punto questo giovane non ha nessun problema a raccogliere denaro e a fare ovviamente la sua impresa. Quindi questi gruppi cosiddetti di angeli hanno un ruolo importante nel finanziamento degli Stati Uniti e delle grandi corporation americane. Mi chiedo allora se esiste fuori, perché non si può fare anche qui. 10 anni fa, l'ultima volta, il presidente di questa società, di questo Chiarezza, mi propose di portare anche in Italia questa cultura del finanziamento al seme, come viene appunto chiamata. In realtà, appunto, chiedendo anche qui in giro, in particolare le istituzioni locali, capite bene che andare a parlare di questi progetti 10 anni fa anche lì significava parlare arabo, quindi non ero sicuramente compreso. Però scrissi un articolo importante alcuni anni fa in cui dicevo: se questo meccanismo è nato negli Stati Uniti attorno ad un'università trainante che era la Stanford University e attorno ad un'impresa trainante che era la Hewlett Packard, perché non possiamo realizzarlo anche in Italia meridionale? Io proponevo qualche anno fa per esempio l'Etna Valley, la valle appunto attorno a Catania, dove c'è un'università prestigiosa, che è l'Università di Catania, e dove all'Atene ci sono quindi grandi società che possono creare un indotto importante. Oggi penso che non occorra andare in Sicilia, anche in Calabria si può fare qualcosa del genere. Io credo per esempio che la banca di credito cooperativo, che è così attiva, così dinamica, debba diventare un epicentro di aggregazione di istituzioni, debba coinvolgere la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, la Regione Calabria, attingere ai fondi comunitari, vi garantisco che ce ne sono tantissimi, quindi fondi comunitari a fondo perduto per avviare operazioni del genere, collaborare con la stessa Università della Calabria, quindi ciascuno deve mettere quelle che sono le proprie competenze e le proprie virtù per creare qualcosa del genere, non è utopia, assolutamente. Concludo dicendo una cosa: Steve Jobs, fondatore dell'Apple, chiuse un suo famoso intervento alla Stanford University dicendo che i ragazzi dovevano essere affamati e folli. Io penso che noi calabresi siamo affamati di riscatto sociale, quindi siamo veramente molto affamati da questo punto di vista, quindi non ci manca questa caratteristica. Forse quello che ci manca è essere folli, vuol dire essere dei visionari, guardare al di là del muro, ma guardare al di là del muro non deve essere soltanto il giovane che ha l'idea brillante, a guardare al di là del muro ci deve essere la banca, ci devono essere tutte le istituzioni, soltanto in questo modo si può veramente fare sviluppo territoriale e marketing territoriale. Grazie. Come diceva, amministratore delegato della società LCG, oltre che docente LUIS, che relazionerà sul tema marketing territoriale un'opportunità concreta per lo sviluppo di un comprensorio. Prego, dottor Forestieri. Grazie, professor. Certo, è difficile iniziare a parlare di marketing territoriale e trovare un aggancio, perlomeno sembrerebbe difficile trovare un aggancio alle parole dette da te. Ma ce ne sono diversi invece, diversi e diversificati. La cosa che mi è piaciuta di più è, nello strutturare questo convegno, vedere il coinvolgimento della banca sul territorio e il credere della banca nel territorio. Adesso io ho preparato un intervento che è per lo più tecnico, dove andremo ad analizzare quelle che sono le peculiarità di un progetto di destination management o di creare una destinazione turistica, ma lo farei scorrere velocemente. Vorrei condividere con voi, agganciarmi alle considerazioni fatte prima dal presidente della banca, il trentennale, la condivisione degli obiettivi che è stata nel tempo costruita con i vari soci, dalle considerazioni fatte dal professor Piluso, dove si è parlato di banca, di impresa, e si è un po' trascurato, quantomeno, salvo un breve accenno, le istituzioni.
Fare impresa nel nostro territorio spesso vuol dire sperare nelle istituzioni. Le istituzioni, parliamo di istituzioni pubbliche, non istituzioni quali le banche, cosa che a volte poi disattende le aspettative che noi abbiamo. Fare impresa, quindi costruire progetti innovativi, progetti concreti, non può prescindere dalla, specialmente per territori come il nostro, a prevalente vocazione turistica, non può prescindere dall'acquisire la consapevolezza di ciò che siamo realmente, di quello che possiamo fare, di ciò che possiamo essere, diventare nel tempo, ma farlo nella logica della condivisione. Ne è un esempio la banca di credito cooperativa. Una delle critiche che mi sento di rivolgere all'imprenditoria nel nostro territorio è l'individualismo. Si cerca sempre di guardare al proprio orticello, ma non si guarda mai al quadro d'insieme. Parliamo di turismo, perché non possiamo fare a meno di parlare di turismo. Io sono rimasto stupito dal governo dei tecnici. Governo dei tecnici, adesso non voglio parlare di politica, ma semplicemente fare un accenno, che dovrebbe risanare l'Italia, rilanciare l'Italia, e che non ha un ministro per il turismo. Ha delle deleghe per il turismo. Quindi vuol dire ignorare quella che è la nostra vocazione. Poi, incubatori di impresa, il sostegno che una banca può dare a un progetto di sviluppo turistico può essere diversificato. Certo, prima di arrivare al progetto bisogna fare delle riflessioni. È quello che è l'obiettivo della mia presentazione, è fare con voi delle riflessioni tecniche su quello che è il contesto del mercato turistico italiano, ma in particolare quello del nostro territorio, e capire cosa si può fare per arrivare a progettare delle iniziative imprenditoriali che permettono lo sviluppo turistico del nostro territorio, ma permettono non nella logica dell'individualismo, ma nella logica della cooperazione. Uno dei punti che caratterizza il contesto del turismo italiano è l'individualismo degli operatori, come vi dicevo. Ognuno pensa al proprio orticello, ognuno pensa al proprio business, apre la propria struttura ricettiva, è focalizzato semplicemente nel vendere le camere nel periodo in cui la struttura ricettiva viene tenuta aperta, e poi basta, non ha nessun altro pensiero se non quello di vendere le camere, vendere i pacchetti, affidarsi magari a qualcuno che gli promuove la propria struttura. Il problema molto spesso che noi operatori abbiamo riscontrato quando poi si cerca di promuovere una destinazione, di vendere una destinazione, è che va bene, tu puoi avere anche una struttura ricettiva di livello in una determinata destinazione, ma una volta che hai portato l'ospite dentro quella struttura ricettiva, non basta avere solo il buon letto, la buona accoglienza della struttura ricettiva, ma c'è bisogno di avere un contesto tutto intorno che permetta a quell'ospite di stare in quella destinazione per almeno un 7 giorni, 5 giorni, se no l'ospite è sterile, non produce, non porta fatturato per il territorio. Quindi è fondamentale uscire da questa logica dell'individualismo. Il marketing territoriale, i progetti destination management perseguono questo obiettivo, ossia abbattere l'individualismo, abbattere l'assistenzialismo statale, perché si cerca sempre di fare imprenditoria facendo fare gli altri imprenditori. Una grossa critica che mi sento di fare spesso quando parlo con gli albergatori è che dicono: vabbè, io mi affido a un tour operator per vendere le mie camere. Bene, il rischio imprenditoriale di un albergatore è quello di vendere la camera. Se il trasferimento del rischio imprenditoriale viene fatto a un altro interlocutore, che imprenditore sei tu? Demandi completamente il tuo rischio imprenditoriale a un tour operator, quindi tu semplicemente offri un servizio di ricettività, non sei un imprenditore. Questo perché? Perché si tende un po' a, come dire, sempre per la logica dell'individualismo, a trasferire il rischio, a minimizzare le perdite economiche. L'integrazione poi con tutti gli altri operatori del territorio è quasi assente. Un'altra cosa che
guardando al nostro territorio, io sono figlio dell'Alto Tirreno Cosentino, spesso mi sono trovato in situazioni in cui la struttura era aperta, ma se l'ospite voleva andare a cena fuori dalla struttura in un determinato periodo non aveva dove andare a cena. Quindi magari ci sono delle strutture che funzionano bene, che lavorano bene, ma che devono, un po' come su una nave da crociera, avere tutto all'interno della struttura, non possono far vivere il territorio. Quindi l'esigenza che noi dobbiamo fare nostra è che la banca di credito cooperativo ha sposato, e avremo modo poi di approfondire anche in successivi appuntamenti, è quello di lavorare assieme. Quindi la banca di credito cooperativo è fatta da imprenditori, da gente che crede sul territorio, che ha investito sul territorio, che è unita ormai da 30 anni, quindi che si è, come dire, imposta di aiutarsi con le proprie forze in una condivisione di obiettivi, può essere, vuole essere uno degli attori per spingere gli imprenditori del territorio su dei progetti di marketing territoriali per vincere un po' questa, come dire, resistenza all'unione imprenditoriale. Perché prima si parlava, questo Piluso parlava di piccole imprese, di piccole realtà che poi guardano a dei conti economici che sono piccoli, quindi anche per prendere in considerazione da un punto di vista di finanziabilità. Ma l'aggregazione di impresa può far diventare le tante piccole imprese come un'unica realtà imprenditoriale. Perché? Perché quando si va a presentare un progetto integrato a finanziamento, io credo, poi non sono un tecnico bancario, nelle valutazioni che vengono fatte, perché anche adesso anche le piccole banche guardano alla redditività delle varie iniziative imprenditoriali, non viene sicuramente trascurato il fatto che il progetto imprenditoriale sia inserito in un quadro macro di attività. Fatta questa premessa che è lunga, io vorrei parlare per voi tecnicamente di un modello di management di destinazione. Cosa vuol dire destinazione? Un progetto che analizza quello che sono le peculiarità di un territorio e costruisca un'offerta integrata per far sì che quel territorio sia promosso verso l'esterno. Noi ne abbiamo in Italia qualche esempio di promozione di marketing territoriale, di destination management, poche in Calabria. C'è stata qualche iniziativa, io l'ho vista molto superficiale, dell'Alto Tirreno Cosentino, la Riviera dei Cedri, ma nessuno studio di prodotto, di progetto è stato fatto, a mio parere, sul territorio. E vi faccio un esempio. Fare turismo per disabili, per esempio, per gente anziana, su determinati paesi dove non c'è le strutture di supporto per fare quel tipo di turismo, può essere un'impostazione che, se non viene analizzata prima, porta a una progettualità fallimentare. Quindi qual è il messaggio che si vuole dare con questa nostra presentazione? È quello di stimolare gli imprenditori del territorio coperto dalla banca di credito cooperativo su dei progetti di marketing territoriale, di destination management, che vedano come un unico attore tutti gli imprenditori per progettare un'offerta turistica integrata. Ma l'offerta turistica integrata non vuol dire solo l'albergatore, quindi solo l'albergo, il ristorante, vuol dire tutto ciò che gravita intorno al territorio, perché portare turismo in un territorio vuol dire portare capitali, non solo gente che viene a utilizzare le strutture ricettive. Quindi, quale deve essere la missione che si deve percorrere per avere un buon management della destinazione? Innanzitutto raccogliere tutte le informazioni turistiche sul territorio, quindi avere consapevolezza di quella che può essere l'organizzazione e la gestione dell'informazione turistica locale. Qualificare i prodotti e i servizi turistici locali. Noi sul territorio abbiamo tantissimo da offrire, basta pensare alla Riviera del Cedro, il peperoncino, tanti altri prodotti enogastronomici. Offrire prodotti sia a chi intermedia, quindi i pacchetti turistici, sia ai tour operator, ma anche ai consumatori finali.
Un'altra cosa che non viene fatta quando si fanno iniziative imprenditoriali, si investono tantissimi capitali nel creare l'albergo e il ristorante e poi viene trascurato l'aspetto del marketing e della promozione. Questa è una cosa su cui noi siamo spesso carenti. E come vi dicevo prima, la promozione, la vendita del prodotto viene spesso demandata ad altri. Ossia, io ho visto iniziative imprenditoriali anche sul nostro territorio dove si sono investite parecchie centinaia di migliaia di euro per costruire delle strutture ricettive e poi quando si trattava di fare promozione, fare una brochure, fare un sito, si tende a spendere un 100 euro, un migliaio di euro, quasi con fatica, con difficoltà. E questo è un grosso limite della promozione. Certo, lo vediamo anche dalla nostra esperienza. Fare promozione e marketing oggi è costoso, farla da solo costa tanto. Ecco perché l'integrazione e l'unione, come si dice, può fare forza, può permettere di avere accesso a dei capitali, può permettere di avere delle economie di scala, quindi di poter distribuire quello che è l'investimento su più attori per promuovere lo stesso territorio. Un'altra cosa che non viene fatto dal nostro territorio è la creazione di network relazionali tra operatori locali ed esteri. Io vi faccio un esempio che adesso è all'onore delle cronache, il caso Ryanair. C'è di mezzo l'intervento delle istituzioni, però è un caso particolare. Ryanair ha ricevuto per ogni passeggero che atterrava in Puglia un finanziamento di credo 2 euro dalla Regione Puglia. Che è una cosa criticabile, perché comunque c'è un intervento statale per promuovere il territorio e poi i soldi alla fine sono stati presi dai contribuenti. Grazie a questo finanziamento Ryanair ha portato non so quanti milioni di passeggeri sulla Puglia, il che vuol dire un investimento in marketing. Se noi guardiamo quei 2 euro come investimento in marketing per ogni passeggero che è andato sul territorio pugliese, che ritorno ha dato sul territorio? Quanti pacchetti turistici sono stati venduti? Quanti prodotti tipici locali sono stati venduti grazie all'investimento di 2 euro? Quanti soldi si buttano da parte delle istituzioni in fiere che non servono a niente? Ecco, questo esempio è per dire creare network relazionali anche con gli operatori, le compagnie aeree che portano le persone sul territorio è fondamentale, ma questo lo si può fare solo se si va come unione, non si può andare individualmente. Quale imprenditore può andare a parlare con Ryanair e dire tu portami i turisti che io ti riconosco un qualcosa, perché comunque anche se gli porta 100 turisti al giorno per 360 giorni non può essere un interlocutore valido per un colosso come Ryanair. Quindi il network relazionale. E poi bisogna fare un monitoraggio costante della domanda e dell'offerta turistica. Se in un determinato momento c'è richiesta di un certo tipo di destinazioni, non ha senso continuare ad offrire altro che il mercato non vuole. Quale deve essere l'obiettivo strategico che si deve perseguire in un progetto di destinazione? Innanzitutto è fondamentale vincere l'individualismo e stabilire, quindi strutturare un network tra gli operatori locali. Basta pensare solo alla propria realtà imprenditoriale, ma lavorare di concerto per avere un unico obiettivo, ossia creare attrattiva per il territorio. Promuovere la destinazione, qualificazione dell'offerta della destinazione è un altro punto che bisogna fare. Cioè noi tendenzialmente siamo focalizzati più che altro a qualificare l'offerta del nostro prodotto, non della destinazione. Quindi io che sono albergatore tendo a dire io c'ho un bellissimo albergo, è un 4 stelle, lo paghi come 4 stelle, ma in effetti è un 5 stelle. Ma non si tende mai a valorizzare invece il territorio. Un punto che vedremo nelle slide successive è dire io non ti devo convincere a venire, ma devo creare un'aspettativa da parte tua per venire nel mio territorio. Qualificare l'offerta della destinazione, incrementare le quote di mercato e poi integrare l'offerta con i prodotti presenti sul territorio. Noi, per esempio, sull'Alto Tirreno Cosentino abbiamo dei prodotti che sono diversificati ma che non sono collegati. Cioè, faccio un esempio, c'è la possibilità di accedere al turismo di chi fa rafting, ma viene
lasciato quell'aspetto solo a un settore specifico, chi fa rafting. Non si crea mai un prodotto integrato dove ci possa essere rafting più equitazione più altro. Quindi si cerca sempre di come dire, lasciare la promozione del pacchetto di offerta settorializzata e non renderla trasversale. L'obiettivo principale qual è per una destinazione turistica? Destagionalizzare e allungare la permanenza media. Questa si può fare solo se si riesce ad avere un'integrazione dei vari prodotti esistenti sul territorio. Nel lungo periodo, quindi, noi qual è l'obiettivo che una destinazione deve fare? Destagionare i flussi. Io mi sento sempre ripetere, ho bisogno, luglio-agosto non ho bisogno, anzi, adesso luglio-agosto, forse luglio qualche po' di difficoltà, sia agosto, si lavora solo ad agosto, il restante dei mesi c'è difficoltà ad attrarre domanda, quindi attrarre turisti. La destagionalizzazione dei flussi quindi è fondamentale, quindi bisogna andare a lavorare nel medio periodo per far sì che il territorio non sia vissuto solo ad agosto, a luglio, ma vissuto tutto l'anno. Tra l'altro abbiamo un territorio che a livello climatico può permettersi una destagionalizzazione incredibile, perché da novembre, diciamo da aprile a novembre è quasi estate. Io ho fatto il bagno l'ultima volta che era 15 giorni fa. L'altra cosa su cui bisogna lavorare, qua c'è anche l'intervento dell'università, delle scuole di formazione. Noi abbiamo ospiti dei ragazzi di un istituto tecnico alberghiero, e anche la qualità dell'offerta. La qualità dell'offerta è fatta dalle persone, quindi la formazione che deve essere riqualificata all'interno del territorio è un aspetto fondamentale nel lungo periodo. Quasi quasi noi dovremmo arrivare a, con un'iniziativa di marketing territoriale, creare un brand che può essere simile a quello che è quello della banca, l'Alto Tirreno Cosentino. Poi bisognerebbe lavorarci su, credo che i prossimi passaggi devono essere tecnico-operativi se si vuole perseguire su questo obiettivo. Creare un brand di prodotto ricettivo che poi diventi un po' come sono stati altri brand, ce ne sono anche di casi importanti. Il Salento in Italia, uno degli esempi che oggi è molto in voga e che sta avendo notevole successo, e mi riferisco sempre alla Puglia, ahimè, perché comunque è una di quelle regioni che ha fatto proprio i concetti di marketing territoriali. Il Salento è diventato un modello di riconoscibilità, quasi un brand, con un logo, un proprio logo, con una propria iniziativa e con un proprio progetto di marketing, iniziativa all'interno del territorio per qualificare le risorse umane all'interno del territorio. Io non vi nego, con una certa critica, che mi sono ritrovato a volte in stare in strutture ristorative o ricettive fuori stagione e sentirmi quasi di peso da parte degli operatori, da parte degli addetti alla ricettività. Perché? Perché manca la cultura dell'ospitalità, manca la formazione. Ho visto altre situazioni, e posso fare l'esempio di Sorrento e di tutta la costiera amalfitana. Ecco, un altro aspetto, le lingue. Se noi vogliamo accedere a mercati esteri, è fondamentale anche la conoscenza delle lingue. La costiera amalfitana, qualsiasi posto tu vai, da Sorrento a Salerno, ci sono gli operatori che parlano almeno 3-4 lingue, quindi bisogna un po' riprogettare la destinazione in tutto, quindi non solo nella parte strutturale, costruire strutture ricettive, fare dei bei lungomari, ma lavorare un po' su tutto e creare un modello, quasi un marchio di prodotto. Questo è l'obiettivo che si deve porre una destination management company. Qual è quindi, cosa dovremmo fare? Qual è l'invito che io vi vorrei lanciare? Lavorare assieme in una logica di destination management per creare un bisogno di visita, far divenire un ambiente un luogo oggetto di interesse turistico, un po' come è stato fatto, e ci sono delle cose incredibili. Sharm el Sheikh in Egitto ha il clima e poi cosa? Ha deserto, un buon mare, sicuramente chi ama le escursioni sono, ma parliamo di un posto che è difficilissimo da raggiungere comunque. Adesso ci sono delle facilitazioni, però comunque non è facile da raggiungere.
è stata costruita una destinazione puntando sulle immersioni, sul mare, ma tutto intorno non c'è niente. Le varie realtà che si vanno a visitare, il villaggio beduino, il villaggio tipico nel deserto, sono finti, sono degli attori, sono stati creati dei veri e propri personaggi che interpretano la vita del villaggio. Un altro esempio può essere Capo Verde. Io sono stato a Capo Verde, un'isola che sta vicino all'Africa, alla sinistra dell'Africa, sviluppata da imprenditori bresciani. Praticamente il vecchio porto, cioè solo alberghi, quindi mare, alberghi, non c'era nient'altro, hanno ricreato volutamente il vecchio porto dell'isola per rendere un qualcosa di attrattivo. Noi non abbiamo bisogno di questo, noi già nel nostro territorio abbiamo tantissimo, non c'è niente da inventare, c'è solo da costruire il bisogno di visita, trasmetterlo e far sì che ci sia un interesse da parte dei viaggiatori, ma anche dagli operatori, perché quello su cui noi perdiamo è il lavoro di insieme per stimolare l'interesse degli operatori, oltre che del singolo potenziale viaggiatore. E poi differenziarsi, perché comunque se noi continuiamo a focalizzare la nostra offerta turistica solo su determinati target, purtroppo continuiamo ad avere delle stagionalità che si vanno sempre più restringendo. L'altra cosa che è necessaria, anche in virtù del fatto che un progetto imprenditoriale deve essere vantaggioso e quindi deve avere un MOL, sono le economie di scale. Fare aggregazione vuol dire poter porre in essere delle azioni congiunte che poi ti fanno risparmiare negli investimenti. Fare promozione da solo costa, fare promozione in 10 vuol dire ridurre di un decimo a un decimo il costo di partecipazione a una fiera. Quindi l'aggregare vuol dire porre in essere delle economie di scale tra i vari operatori dell'offerta, quindi non solo l'albergatore ma tutto ciò che sta intorno al territorio. Cosa bisogna fare per creare una vera destinazione? 5, diciamo, possono essere sintetizzati i punti necessari per creare una destinazione. Studiare bene il territorio, il genius loci, fare una ricerca approfondita del territorio, capire bene cosa si può fare su quel territorio, poi identificare perché il turista dovrebbe venire in quel contesto territoriale, la reason why, e perché non andare da un'altra parte, quindi dargli il motivo per cui dovrebbe venire, verificare il sistema di comunicazione. Io vi faccio un altro esempio, no? Perché poi quando parlo da tecnico con gli operatori turistici mi dicono: certo, voi avete un aeroporto a Lamezia Terme, c'è la Salerno-Reggio Calabria che è un'autostrada impossibile, anche se la stanno completando, quindi dovrebbe essere prossima fino al Lago Negro ad essere completata. Secondo me è una scusa, perché non abbiamo creato bene il motivo per venire nel nostro territorio, quindi non si è lavorato su questo. Perché? Perché c'è gente che per andare a Malindi in Kenya fa almeno 2 ore e mezza di auto dall'aeroporto fino a Malindi, su strada con piena di buca, con degli autobus che si sa quando partono, non si sa se arrivano, se parti di notte magari subisci pure dei pericoli di incolumità. Quindi non è vero che è un aspetto negativo non avere un aeroporto nel territorio. Adesso non voglio entrare in logiche, perché comunque un aeroporto ce l'avremmo, non voglio stimolare niente, ma semplicemente il mio era un esempio, a dire: se c'è il motivo per andare, e quindi ti faccio l'esempio Malindi, c'è un motivo, c'è il mare, c'è un'offerta ricettiva, c'è il safari, c'è quello, si supera anche il limite del difetto di comunicazione, dove intendo i mezzi di comunicazione con il territorio, quindi aeroporti, strade, ferrovie. L'altra cosa, bisogna generare un'offerta omogenea e riconoscibile, fare un qualcosa che sia chiaro, che sia vendibile in tutti i mercati di riferimento, e poi la coesione con il territorio e nel territorio, cosa che ha fatto la BCC e che mi auguro si possa fare, perché io ci tengo tanto che il nostro territorio si sviluppi. Una cosa strana, io ho una società che è anche una catena alberghiera, l'ultimo albergo che abbiamo in portafoglio è a Maratea e il successivo è a
e in Sicilia. Perché? Perché comunque, avendo creato una catena che ha degli standard qualitativi di un certo livello, ahimè, ci siamo dovuti limitare a non poter selezionare nessuna struttura ricettiva nell'ambito territoriale della Calabria. Questa è una cosa brutta per me che sono calabrese, non è che è una cosa che mi fa piacere. Eppure, dovendo omogeneizzare un prodotto e renderlo riconoscibile, abbiamo dovuto riscontrare questo limite. Non è un qualcosa di positivo, diciamo, ma lo vediamo anche dalla scarsa presenza di operatori turistici di catene alberghiere all'interno del territorio della Calabria. Io adesso a memoria l'unica catena alberghiera che è presente, catena alberghiera importante, è l'Holiday Inn, c'è un Holiday Inn credo a Cosenza. Altre catene alberghiere che siano presenti sul territorio della Calabria non ce ne sono. Ma questo non è perché magari non ci può essere strutturalmente un albergo bello costruito in riva al mare. Il problema è che manca di attrattiva turistica la Calabria. Perché vanno a costruire un Verdura Resort in Sicilia, in un posto sperduto? Perché quella parte della Sicilia ha un'attrattiva turistica. Non è semplicemente la struttura. A noi non mancano le bellezze del paesaggio, ma ci manca l'attrattiva turistica. È la coesione, quindi, con il territorio. Quindi, qual è l'invito? Questo è un tecnicismo, ma anche un invito. Una volta che si decide di credere in un territorio e si individuano quei cinque aspetti, bisogna lavorare su un piano progettuale con un respiro di almeno 5-10 anni, dove si individuano le caratteristiche del territorio. Meno male si sanno già le caratteristiche del nostro territorio, bisognerebbe metterle a sistema, e poi si progetta tutto con tempi, obiettivi, macroattività, il supporto delle istituzioni che non possono mancare, ma che non deve essere l'unico supporto, il supporto delle banche, del credito, e questo va fatto su un arco temporale di 5-10 anni. Non si possono fare delle iniziative estemporanee che vedono la luce in breve tempo e vedono poi la fine in altrettanto breve tempo, perché tecnicamente per avviare un'azienda, un'impresa turistica o una qualsiasi azienda ci sono dei tempi tecnici, dei tempi di avvio. Quindi anche un progetto di marketing territoriale, che io vedo come un progetto di un'aggregazione di imprese che ne creano un'unica per promuovere il territorio, ha bisogno della sua tempistica. Salvo poi avere dal macro insieme gli action plan per i vari progetti specifici. Quello è un qualcosa che va. Io adesso non vi voglio tediare, anzi accorcerei il mio intervento e passerei a qualcosa di più concreto. Questo magari lo possiamo vedere, perché poi andiamo forse troppo nel tecnico. Per promuovere un territorio comunque bisogna lavorare con uno studio approfondito di quello che il territorio può dare, far sedere al tavolo tutti gli attori del territorio, quindi non solo l'operatore turistico, ma anche dal produttore agricolo, qualsiasi operatore che è presente sul territorio deve far parte del progetto e deve essere coinvolto, e porre in essere degli strumenti progettuali che definiscono bene l'offerta e che poi portano a mercato ciò che il territorio vuole essere. Noi abbiamo un esempio concreto, e adesso vado veloce sulla presentazione. Abbiamo un esempio concreto che abbiamo realizzato, che poi la dottoressa Angeletti vi illustrerà, che è la realizzazione di un portale di marketing territoriale, che definirlo tale forse è un po' limitativo, vedremo poi i tecnicismi. Cosa fa questo strumento? Va ad armonizzare i punti di interesse di un territorio, che sono punti di interesse ambientali, infrastrutturali, pubblici e privati. Quindi non è nel creare una destinazione che si può, come vi dicevo prima, lasciare solo all'interesse dei punti ambientali, il mare, i laghi. Un altro esempio nostro, noi abbiamo la possibilità di avvicinare montagna e mare con la Sila a 60 km che nessun'altra regione, nessun altro territorio al mondo ha. Quindi i punti di interesse ambientali. Gli infrastrutturali, che ad oggi possono essere visti come un aspetto negativo, ma come vi dicevo prima, una volta che la progettualità è stata realizzata, sono facilmente superati, perché se si crea la volontà di andare su un territorio, sicuramente l'infrastruttura facilita, ma non è limitante.
i privati, gli alberghi, i ristoranti, cantine, agriturismi, qualsiasi altra cosa, e poi anche gli enti pubblici, non sono da trascurare, musei, chiese, palazzi, tutto. Se voi andate a leggere quei punti di interesse che abbiamo elencato in quella slide, sono tutti punti che possono essere spuntati in merito al nostro territorio. Noi abbiamo tutto quello che è riportato lì, abbiamo la natura, quindi i parchi, abbiamo i laghi, perché comunque siamo vicini in un territorio quale quello della Sila, a 60-70 km in un'ora d'auto si può andare a fare un qualcosa, perché poi lo vedete anche nell'esperienza della crociera, si gira nel mare e poi si vanno a fare le singole escursioni. Stimolare l'attrattiva di un territorio può anche essere fatta attraverso territori prossimi, perché magari per far rimanere più tempo un turista sul nostro territorio gli si può dare da fare anche in territori di prossimità. Abbiamo le spiagge, abbiamo tutto, quindi manca solo l'aggregazione e manca la progettualità nella creazione di un progetto di destinazione. Quindi il mio invito è, con l'aiuto della banca, che credo abbia tutto l'interesse a fare questo, anche perché è stata da 30 anni un emblema di aggregazione nel campo bancario, in questo caso perché è una banca di credito cooperativo, lavorare insieme per creare quasi un marchio identificativo dell'Alto Tirreno Cosentino che porta a mercato l'offerta turistica dell'Alto Tirreno Cosentino. Quindi questo è un invito che io ho visto tra le righe di questo convegno, cioè è un qualcosa su cui la banca, vista che è fatta dal territorio, da imprenditori del territorio, vuole lavorare per poter far sì che il territorio abbia uno sviluppo, quindi per attrarre anche capitali, perché al tempo stesso fare sviluppo e marketing territoriale vuol dire attrarre capitali, vuol dire anche per la banca avere dei flussi di capitali sul territorio, perché dobbiamo continuare a far sì che i flussi di capitali escano dal territorio, quindi si fa turismo, si fa qualcosa fuori dal territorio. Invece con questo tipo di iniziativa, creare un progetto di destinazione turistica, fa affluire capitali sul territorio, capitali che non sono solo degli albergatori ma di tutto quello che è il contesto territoriale. Io questa le cercherei, perché sennò gli strumenti innovativi, quali può essere i social media, perché una volta aggregato il prodotto, una volta progettata un'offerta turistica, bisogna andarla a promuovere, come dicevo prima, quindi attraverso la promozione, attraverso il web marketing, attraverso le fiere, attraverso tanti strumenti. Adesso un esempio che noi vogliamo farvi vedere e che tiene conto del supporto del privato, visto l'inefficienza del pubblico, perché Dottor Sangeletti poi citerà alcuni esempi di fallimenti clamorosi nella promozione turistica, e utilizzando forse qualcosa di innovativo, quali sono i social media, si va a fare marketing territoriale per promuovere la destinazione, che in questo caso è l'Italia, ma è un qualcosa che facilmente è clonabile per realtà territoriali minori, quali possono essere l'Alto Tirreno, può essere una provincia, può essere una regione o addirittura il singolo comune, perché aggrega il prodotto e fa parlare gli operatori presenti sul territorio, non le istituzioni, non i tecnici, ma gli operatori e chi vive il territorio. Okay. In particolare l'intervento del dottor Forestiero ha messo in evidenza alcuni aspetti fondamentali. Quello appunto di fare sistema tra le imprese, quindi la cooperazione è un valore, non è sicuramente un limite, ma è un valore su cui investire, e lo sviluppo a livello istituzionale, quindi con una politica illuminata da parte delle regioni, anche sull'esempio di quanto fatto in Puglia. E poi infine anche la programmazione di medio e lungo termine contro, diciamo, il principio dell'improvvisazione che ha dissipato negli anni risorse pubbliche senza dare risposte concrete poi al territorio e ai bisogni del territorio. A questo punto quindi anch'io cederei la parola alla dottoressa Mara Angeletti, e sono molto curioso anch'io di conoscere il caso Italian Experience, quindi questo portale di cui abbiamo parlato, ma la dottoressa nei giorni scorsi non ha voluto svelarci nulla. Prego, dottoressa. Grazie, professore. Allora, andiamo un pochino avanti con le slide. Eccoci qui, Italian Experience.
Come già abbondantemente anticipato il dottor Forestiero, si tratta appunto di un portale di marketing territoriale. L'idea è proprio quella di far parlare dell'Italia dagli italiani e quindi dalle persone che la amano. Mi ricollego un pochino all'affermazione del professore di prima quando diceva che non crede molto nell'intervento pubblico. È così, purtroppo un caso palese di questo flop dell'intervento pubblico e soprattutto del Ministero del Turismo è stato proprio il portale di marketing territoriale italia.it, dove sono stati spesi qualcosa come 50 milioni di euro per realizzare un portale che avrà un numero di visitatori giornaliero pari a 7.000 o 8.000 utenti, quindi sono bassissimi considerando una portata di 117.000 utenti che visitano giornalmente TripAdvisor, che immagino conoscete un po' tutti. Quindi comunque è stato veramente un grande flop, perché ovviamente un portale di marketing territoriale ha assolutamente bisogno di essere aggiornato costantemente, di interfacciarsi quotidianamente con i social network, di essere uno strumento dinamico e soprattutto che permette l'interazione con l'utente. Il nostro interesse è proprio questo, quindi realizzare, abbiamo già iniziato a realizzarlo, qualcosa che sia proprio questo, che sia molto vicino all'utente e alle realtà locali. Qualcosa che punti a promuovere l'Italia non attraverso gli stereotipi, quindi non so, il Colosseo piuttosto che le cose tradizionali, ma che punti ad esaltare anche le piccole realtà territoriali attraverso comunque dei percorsi tematici. Italian Experience quindi promossa da chi l'ama. Ovviamente abbiamo visto che lo stiamo facendo a livello indipendente, perché abbiamo visto che comunque la partecipazione pubblica deve essere in qualche modo limitata, in quanto appunto abbiamo bisogno di un'interfaccia continua. Questo si evince anche da un'analisi di scenario che abbiamo fatto. Infatti, come possiamo notare, c'è un incremento dell'utilizzo del web, anche attraverso le prenotazioni, che sono aumentate del 12% rispetto all'anno precedente, con un incremento costante. Vado un po' veloce sulla parte di analisi, così magari vi presento un po' meglio il portale. Per quanto riguarda l'incremento delle prenotazioni, avviene per la maggior parte sulle OTA, che sono le online travel agency, sarebbero Booking, per capirci Expedia, cose conosciutissime, e l'utente preferisce prenotare attraverso Booking, Expedia, Venere, perché? Perché lo sapete meglio di me, perché avete più offerte, più hotel, quindi scegliete la struttura che magari vi conviene perché potete confrontarla. E quindi questo incremento delle prenotazioni attraverso le OTA ovviamente fa comprimere le prenotazioni sui siti web degli hotel di proprietà. C'è uno sviluppo sempre maggiore dell'utilizzo dei social media, perché non so se ci avete fatto caso, ultimamente è stato inserito anche ad esempio all'interno di Facebook la parte del booking, quindi attraverso Facebook si può anche prenotare la struttura alberghiera. Questa è una cosa ovviamente per gli operatori del settore molto molto importante, perché permette sicuramente di incrementare le vendite sui siti, perché Facebook, lo sappiamo benissimo, ha un bacino di utenti enorme. Vista questa analisi, quali sono i nostri obiettivi? Quello di realizzare un portale che abbia un'offerta integrata.
Quindi non promuovere soltanto, come appunto stava anticipando il dottor Forestiero, il proprio orticello. Quindi cerchiamo di andare oltre il concetto del proprio orticello e di promuovere qualcosa che sia la struttura alberghiera, il servizio di autonoleggio di auto, di andare oltre le singole realtà e creare un'offerta di prodotto che sia integrata ovviamente nel territorio, quindi nell'esaltazione del territorio. In questo ovviamente abbiamo bisogno del coinvolgimento degli enti pubblici e anche degli utenti, perché come dicevo prima c'è bisogno comunque di un aggiornamento continuo delle informazioni. Questo avviene attraverso le prologo, attraverso gli enti pubblici locali che forniscono informazioni da inserire sul web, ma anche attraverso gli utenti stessi che avranno la possibilità di inserire automaticamente le informazioni del proprio territorio, non so, esaltare un percorso che è stato fatto, quindi un'esperienza. Ecco, noi puntiamo proprio tanto sull'esperienza dell'utente che può e deve inserirla sul web, perché lo sappiamo bene, quando andiamo in giro la prima cosa che facciamo è vedere un pochino quello che hanno fatto gli altri, cercare parametri, cercare punti di riferimento, consigli. TripAdvisor si fonda su questo, diciamo, la sua forza è questa, anche Booking, quindi l'interazione con l'utente. Un altro degli obiettivi è ovviamente la valorizzazione del territorio. E poi non sappiamo se inserire stiamo ancora valutando, se inserire la possibilità di prenotare, quindi il booking engine, di prenotare i servizi che vengono promossi direttamente dal sito stesso. Ovviamente l'aspetto economico ha una sua rilevanza, quindi insomma stiamo valutando anche questa possibilità. Il nostro target chi è? Sono ovviamente da una parte gli enti locali, come dicevo prima, che devono fornire le informazioni da inserire nel sito, dall'altra parte c'è l'utente che carica le proprie informazioni, quindi i propri percorsi, l'esaltazione del proprio territorio, e anche ovviamente l'utente che cerca, quindi da una parte abbiamo chi inserisce informazioni, dall'altra parte chi usufruisce di queste informazioni che vengono inserite. Quindi ovviamente chi è alla ricerca di esperienze, percorsi, località sconosciute che magari vuole ovviamente conoscere e sfruttare. Allora, per quanto riguarda invece i competitors, una brevissima analisi. Noi siamo partiti, quando abbiamo pensato a questo sito, siamo partiti da TripAdvisor, come ho detto prima, ma anche da Zingarate, che è un pochino meno conosciuto, però secondo me è molto molto carino e anche ben fatto, che rende forse l'idea di quello che vorremmo fare, quindi comunque un portale dove ci sia una forte interazione con l'utente. Infatti nelle keywords c'è appunto percorsi tematici, esperienze di viaggio, quindi comunque si punta tantissimo sull'interazione con l'utente. Grazie. Voli low cost, ovviamente abbiamo un target, in questo caso abbiamo un target medio-basso, quindi con un potere d'acquisto, un utente con un potere d'acquisto sicuramente non elevato. Non vogliamo rivolgerci solo e esclusivamente a quel tipo di utente, ma potrebbe essere un buon punto di partenza. Abbiamo anche il flop, l'ho inserito nella categoria informazione, il flop italia.it con il suo 9.000 visitatori giornalieri rispetto a Booking, come potete vedere, che ha quasi 3 milioni e mezzo di visitatori al giorno e è costato un decimo. Allora, questo è quello di cui parlavo prima, quindi un portale che ha una usabilità molto molto ridotta, è poco intuitivo, ha pochissime traduzioni, quindi pochissime lingue in cui viene tradotto,
a una barra di navigazione non ben strutturata, infatti non sono indicate ad esempio le aree community, quando invece il posizionamento del sito è fortemente incentrato sulla community, quindi sull'interazione con l'utente. E ha uno scarso aggiornamento dei contenuti, e secondo me questo è l'aspetto negativo più rilevante e assolutamente più danneggia di più il sito, perché ovviamente un sito che si mette, ha come obiettivo, si prefigge come obiettivo quello di avere l'esaltazione del territorio e quindi marketing territoriale, uno scarso aggiornamento dei contenuti è sicuramente deleterio. Poi abbiamo zingarate.com, che è quello appunto di cui parlavo prima, con un'altra concentrazione di community e e-commerce, come vedete sotto dalla radar chart, dove c'è appunto un picco verso usabilità, perché ovviamente è un sito che se si rivolge ad una community deve essere molto facile, molto, molto intuitivo. E poi quello che noi ci facciamo, quindi che cosa vogliamo da Italian Experience? Assolutamente creare un prodotto aggregato, quindi esaltare il territorio in tutte le sue forme e non soltanto un aspetto del territorio, creare e promuovere percorsi tematici, la promozione del territorio attraverso l'utente che ha vissuto l'esperienza diretta e che la racconta, la condivisione con gli enti locali di cui parlavo prima e far vivere all'utente l'esperienza di navigazione. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui l'utente naviga sul sito Italian Experience deve percepire, deve vivere l'esperienza che viene raccontata in tutte le sue forme, quindi qualcosa di molto vicino all'utente, senza strattismi, quindi non so, abbiamo pensato al forte utilizzo dei social media, YouTube per dire, Facebook, Twitter, LinkedIn, anche se ha come un posizionamento sicuramente più business, un taglio più business, però anche LinkedIn sicuramente può essere utile, quindi una forte interazione. All'interno del sito ci proponiamo di inserire anche degli spazi in cui poter fare pubblicità, quindi non so, i famosi banner laterali che potete vedere su Google piuttosto che su Facebook, dove ci sono delle aree in cui si possono sponsorizzare le proprie strutture, le proprie realtà, sempre ovviamente contestualizzandole all'interno del territorio. E offrire prodotti turistici di tipo ricettivo altamente competitivi. Poi qui vi ho messo un esempio di albero del sito. Apparentemente sembra una cosa molto complicata, in realtà è abbastanza semplice, perché questa è una foto di quello che sarà la sezione degli itinerari, quindi con in primo piano le notizie più rilevanti dell'itinerario, gli itinerari sotto suddivisi per aree tematiche, quindi natura, arte, cultura, sport, eccetera, eccetera. Gli eventi del territorio, non so, ne dico una a caso, la sagra del fungo porcino, per dire. Poi nella parte destra invece c'è il box per la prenotazione e poi la parte in cui si cerca di l'interazione con l'utente, quindi conosco un posto bellissimo dove si possono inserire, dove l'utente può inserire le proprie località, il proprio percorso che ha effettuato, quindi quella parte è dedicata all'utente. Qui si entra un pochino più nel dettaglio della stessa sezione, quindi sempre della sezione itinerari, e qui della parte community, dove effettuando un login, quindi inserendo il proprio user ID e password, se c'è nella propria area riservata, e lì ci sono tutte le informazioni che riguardano l'utente, quindi diari di viaggio, foto, video, che si possono condividere
oppure no, ovviamente delle barriere della privacy che vengono impostate con gli altri utenti della community. E qui si entra dentro alla pagina della, alla propria pagina, la propria sezione dopo aver fatto il login. Questo è quello che si vede oggi, quindi l'immagine che possiamo vedere se accediamo su www.italia-alto-experience.it si vede questo, quindi con una sezione di tutte le regioni coinvolte sulla destra e in alto la barra di ricerca. Ovviamente in questa sezione potrebbe essere saltata benissimo la Calabria e quindi tutto quello, anche perché voi avete tantissime ricchezze, io non sono nel territorio, però non conosco bene la zona, però avete tantissime ricchezze che potrebbero essere saltate con delle sezioni ad hoc. E questo è come intendiamo promuoverlo, quindi come dicevo prima, forte attenzione ai mezzi di social media, canale YouTube e poi ovviamente tutti quei tecnicismi che sono propri del web, quindi azioni di SEO per posizionarsi meglio sui motori di ricerca tipo Google, ma anche tutte quelle cose che danno maggiore visibilità al sito, quindi il display alla pagina, nella parte destra della pagina dove ci sono tutti gli sponsor a pagamento. Con quanto detto precedentemente dal dottor Forestiero in merito alla capacità di saper valorizzare il locale, un po' l'esempio di Sharm el Sheikh prima è un esempio ovviamente eclatante, quindi se si va in questa direzione penso che le singole comunità, quelle meno sponsorizzate a livello nazionale, possano avere sicuramente quindi un ritorno positivo in termini turistici, quindi in termini di sviluppo territoriale. A questo punto quindi entriamo nel vivo, diciamo, degli operatori turistici da un lato, contrapposti poi agli operatori bancari dall'altro, per vedere entrambi i punti di vista e come si coniugano le esigenze dell'impresa con le esigenze poi della banca. A questo riguardo dunque io cederei la parola al dottor Angelo Napolitano, imprenditore, presidente dell'ARCA, esperto di formazione nell'ambito turistico alberghiero, per la sua testimonianza. Prego dottor Napolitano. Grazie, buonasera. Oddio, esperto non credo, però romantico e sognatore sì, non a caso ho scelto questo disegno per raccontare, perché di un racconto si tratta, il modello dell'albergo diffuso. E infatti il racconto inizia come tutti i racconti con c'era una volta un piccolo paesino di montagna che nel tempo è stato abbandonato dai suoi abitanti, eccetera, eccetera, eccetera. E non è uno scherzo, non è un gioco, ma è così che nasce l'albergo diffuso. E infatti negli anni 80 nel Trentino, vi ricorderete che c'era quel grande abbandono dei centri montani, sempre più piccoli, per andare a valle a cercare lavoro, per scappare dalla vita dura della montagna e così via. Però questo rappresentava per un problema, perché abbandonare i centri montani voleva dire anche abbandonare il territorio. Abbandonare il territorio voleva dire non poterlo più governare, non poterlo più controllare, e anche il mantenimento stesso, la sicurezza stessa di quel territorio diventava problematica. L'idea che lancia il modello dell'albergo diffuso diventa subito quella del recuperiamolo in chiave turistica, cioè trasformiamolo in qualcosa che sia fruibile dal turista, dal viaggiatore, che evidentemente deve amare la natura, perché chi va in montagna a 1000 metri di quota per vivere un weekend, una settimana, un soggiorno. Però introduce un nuovo modello, che è quello del turismo autentico, del turismo ambientale, che già negli anni 80 è forte, è presente. Però soprattutto quel tipo di turismo che inizia a raccontare l'identità di un territorio. Partiamo dal presupposto che diamo tutti per scontato che la nostra terra è la più bella del mondo. E guai a chi dice il contrario. Ovviamente quelli di Rimini dicono la stessa cosa e hanno ragione, i toscani lo possono affermare con altrettanta convinzione, ma ognuno di noi pensa che la propria terra è bella perché ha la sua identità, ha la sua autenticità,
è fatta da persone come noi, è fatta dalla nostra storia che è ripetibile in altri posti, e quindi solo noi la possiamo raccontare bene, solo noi vi possiamo ospitare bene, ma quando siamo a casa nostra. L'albergo diffuso si basa su questo, un modello autentico, un tipo di turismo sostenibile che nel concreto va a recuperare un patrimonio urbanistico esistente, ecco per esempio i vecchi borghi nei vecchi centri di montagna, li trasforma, li dota di un ricevimento, quindi di un palazzo, una casa che funge da reception, e poi il resto, diciamo, la parte fruibile dell'albergo, cioè le camere, sono distribuite in giro per il villaggio, la casa del contadino piuttosto che quella dell'allevatore, e potremmo continuare così tra i tanti piccoli posti che si trovano all'interno del borgo. Evidentemente questo modello si può estendere un po' a tutti o a tanti centri del territorio italiano. La nostra caratteristica è quella di avere prevalentemente paesi di piccole dimensioni, Pervicaro, Scalea, senza andare fuori regione. No? Il fuori regione ci racconta quello che hanno già fatto e quindi quello che possiamo guardare per capire se può funzionare nel nostro territorio. Però se il senso del racconto deve essere quella storia che ci può dare l'ispirazione, lo stimolo, l'idea da poter utilizzare nel nostro territorio, allora li dobbiamo confrontare, dobbiamo dire sì, funziona in Trentino, ha funzionato in Puglia, ha funzionato in Sardegna, nelle Marche c'è un bellissimo albergo diffuso che si chiama Sextantio, e potremmo citarne diversi, no? Sono più di 100, alcuni funzionano, alcuni no, come gli alberghi, alcuni funzionano, e quindi quella differenza la fa l'operatore, la fa chi sa vendere bene, chi sa vendere male, la fa l'ente pubblico presente, l'istituzione vicina o l'istituzione lontana, eccetera, eccetera, eccetera. Nel nostro caso però sappiamo che, oddio, il fascino di Scalea, il fascino del centro storico di Scalea è indiscutibile, come lo è il fascino del centro storico di Pervicaro, con due, diciamo, livelli di problematiche diverse, no? Io dico per fortuna che Pervicaro ha più problemi di Scalea, e dico per fortuna perché è vero che dai problemi nascono le opportunità, quindi immagino le opportunità che avrà Pervicaro nei prossimi anni per creare nuovi modelli di sviluppo, nuove opportunità di crescita, di impresa, di microimpresa, no? Che per me è molto importante come modello, visto che si deve sposare con la banca di credito cooperativo, che sicuramente affianca meglio la microimpresa del grande business. E allora perché Pervicaro per esempio è un'opportunità? Perché a Pervicaro, se non ricordo male, negli ultimi anni c'è un problema serissimo all'interno del centro storico di sicurezza, di stabilità. Molti edifici del centro storico sono pericolanti, ragione per cui bisogna intervenire. Qualcuno direbbe buttiamo tutto giù e risolviamo il problema così. Qualcun altro però potrebbe dire, oddio, buttiamo tutto giù oppure rimettiamo in sicurezza il centro storico, tenendo conto che se vengono ristrutturati, vengono messi in sicurezza con una finalità turistica, cioè trasformo la casa di mio nonno, trasformo la casa di mio zio in un bed and breakfast, in un appartamento da poter mettere a disposizione al turista, generano anche un'opportunità o una potenziale opportunità di reddito, perché evidentemente quella casa messa a posto la posso fittare come un semplice bed and breakfast, o lo posso mettere a disposizione nella costruzione del modello dell'albergo diffuso, e quindi mi genera reddito che magari mi aiuta anche a pagare il mutuo della BCC, che mi ha aiutato nella ristrutturazione dell'immobile, perché ha sposato il progetto, no? Allora dice, lo metto, tanto mi torna poi. Però ovviamente le storie ce le possiamo raccontare come vogliamo, poi nell'attuazione devono essere supportate da progetti di marketing territoriali, da progetti da strategie di commercializzazione, che sono quella cosa in cui ce lo dobbiamo dire, noi non siamo mai stati bravi fino ad oggi. Possiamo avere il sogno, possiamo essere romantici, possiamo essere convinti di essere i più bravi del mondo, ma poi
quando andiamo a fare le cose dei limiti li abbiamo anche noi, non siamo, spesso non costruiamo i progetti come si devono costruire sin dall'inizio, spesso abbiamo un bellissimo prodotto, un eccezionale vino DOC, piuttosto che un ambiente o un parco meraviglioso, ma non siamo gratificati dai ritorni perché non siamo bravissimi a venderli, e forse dovremmo strutturare meglio la nostra visibilità e posizionamento su internet e tutto il resto. Però se un senso ci deve essere all'incontro di oggi è quello di mettere insieme vari pezzi e dire: cavolo, chiunque di noi ha un sogno, può pensare che strutturato nel modo giusto può diventare qualcosa di concreto, che può dare una maggiore soddisfazione. Poi il resto è storia, sono immagini o testi che raccontano sostanzialmente che in Italia e in altri luoghi, in altre regioni, l'albergo diffuso ha determinato dei cambiamenti. In Puglia, per esempio, grazie al supporto degli enti locali è diventato un modello di sviluppo, non è il Salento, ma sicuramente difende o rilancia un territorio secondo il modello del turismo sostenibile, del turismo autentico, di quello che racconta come siamo fatti. E non è poco, perché se devo essere supportato da qualche dato, per esempio qualche anno fa l'Osservatorio Mondiale del Turismo, quindi non Angelo Napolitano, ha fatto uno studio in base al quale il segmento turistico che avrà il maggior sviluppo, la maggiore crescita nei prossimi 10 anni, e quindi ce ne rimangono 8 a disposizione, è proprio quello del turismo scoperta, il turismo emozionale, quello multisensoriale, cioè tipo di turismo come quello dell'albergo diffuso, dove io vado su un territorio, vivo con la gente di quel territorio, parlo con loro, mangio quello che mangiano loro. Qualcuno lo chiama il turismo gastronomico, è così, si chiama così, però è quella l'esperienza. A Verbicano l'esperienza di Catui è un'esperienza unica che dal punto di vista turistico si vende benissimo, però deve essere strutturata, ci deve essere alle spalle un progetto, deve esistere una rete, deve esistere la famosa coesione e non l'individualismo, allora diventa fruibile, diventa emozionale, come lo dimostrano queste altre esperienze. Fino a qualche anno fa ci mancava lo strumento normativo, dal 2008 con la nuova legge regionale anche la Calabria riconosce l'albergo diffuso come un modello di sviluppo, tra l'altro noi siamo così bravi in Calabria che diciamo turismo sostenibile uguale albergo diffuso. L'anno dopo facciamo il primo bando per la creazione di nuove strutture ricettive. Nella legge prevediamo che chi decide di fare l'albergo diffuso ha una premialità, perché giusto che se è un, come si chiamano, asset, se deve essere un cavallo di battaglia la creazione di un albergo diffuso, perché deve essere un cavallo di battaglia? Perché vuol dire recuperare ricettività, vuol dire creare nuovi posti letto senza costruire nulla di nuovo, ma andando a recuperare l'esistente. Vuol dire che io posso su Verbicano avere un albergo diffuso di 200 posti letto senza costruire nuova cubatura, quindi lo posso fare anche in una zona dal punto di vista urbanistico sacro. Vuol dire recupero di sistemi di costruzione, recupero di valori, però nuova ricettività, ragion per cui lo devo stimolare, prevedo una premialità nel bando e dico: chiunque intende fare l'albergo diffuso avrà un maggior punteggio per la definizione della graduatoria. Vado a fare il primo bando, si sono dimenticati di definire il punteggio per chi intendeva realizzare gli alberghi diffusi e hanno messo solo i punteggi per chi intendeva realizzare nuove strutture ricettive 4-5 stelle. Concettualmente validissimo, ma hanno dimenticato il modello di turismo sostenibile che volevano promuovere in maniera forte, in maniera spinta. Siamo così. Per capirci, due immagini. Gli alberghi tradizionali si sviluppano in verticale, cioè più piani, generalmente piano terra, ingresso, reception, ristorante, piani superiori, camere. L'albergo diffuso si definisce un albergo orizzontale, perché contrariamente a quello che abbiamo visto prima, cioè all'albergo tradizionale che è verticale su più piani, l'albergo diffuso è esteso sul territorio. Le ragioni sono facilmente intuibili per tutti. Ho uno spazio a disposizione, lo devo ottimizzare, cosa faccio? Tiro su piani. Rimi è fatto da alberghi, per esempio.
il nostro territorio è fatto da piccoli centri dove il modello deve essere per forza orizzontale, se no generano un impatto molto forte. Derby Carlo è l'esempio, c'ha la zona moderna, per carità, lo prendo come modello positivo Derby Carlo, non come modello negativo, perché racconta le diverse facce che abbiamo, così come Scarea. Derby Carlo ha la parte moderna che è fatta da palazzi a più piani, per una serie di ragioni che conosciamo tutti quanti, c'è la parte antica invece che è fatta dalle classiche case tradizionali in pietra su uno o due livelli, massimo tre. E lì già è evidente la differenza tra sviluppo verticale o sviluppo orizzontale, ma sono chiacchiere. Nel concreto è centri storici, nel concreto è un patrimonio che ci appartiene, di un secolo fa, in alcuni casi molto più antico, che merita il recupero. Ecco perché dicevo foto, immagini, perché quello che vediamo sono per lo più borghi in giro per l'Italia. Qualcuno lo riconoscete, vero? Questo è facilmente... No, stavolta è Scalea, non è Derby Carlo. Mi mancava la foto di Derby Carlo, se no ce l'avrei messa volentieri, perché c'è una parte del centro storico di Derby Carlo che è meravigliosa. No, questo per esempio è Sextantio, un resort, un albergo diffuso di fascia alta, perché ecco, anche lì per sfatare il mito, l'albergo diffuso può seguire una classificazione come tutti gli altri alberghi, dal 3 al 4 stelle al resort, e quindi può rispondere in termini di servizio alle esigenze più diverse, dalla semplice accoglienza ai servizi di fascia alta. Questo per esempio l'ho inserito perché l'ho visitato, l'ho vissuto, ed è secondo me l'esempio più intelligente. È un piccolo borgo vicino Pesaro, si chiama Monte Maggiore sul Metauro, è un paesino di 2500 abitanti, quindi un paese simile a Bonvicino, simile ai nostri paesi, con una piccola differenza: quello che vediamo è tutto il centro storico, dove ci abitano 20 persone, basta, il resto è albergo diffuso. Un'altra cosa interessante di questo paese è che il primo, anzi di questo albergo diffuso, i due campanili, è che il primo albergo diffuso che ha ottenuto la licenza dal comune come albergo diffuso, che vuol dire avere a fianco un'amministrazione intelligente e sensibile. In tutta Italia i primi a doversi preoccupare di creare questa licenza sono stati loro, hanno aperto la strada a tanti altri. Eccetera, eccetera. I punti di forza ce li possiamo raccontare come vogliamo, ma sostanzialmente il valore aggiunto è quello che diamo ospitalità autentica. Noi, e lo diceva anche Gerardo, abbiamo un problema di formazione, di professionalizzazione, di qualità dei servizi da erogare. Secondo me che è un problema di cui tener conto. È difficile immaginare servizi a 5 stelle in un territorio come il nostro, perché abbiamo questo limite oggi, però sicuramente è più facile pensare a motivare la nostra ospitalità genuina, autentica. Un sistema di questo tipo consente una gestione dei servizi alberghieri con minori esigenze formative, e quindi risolve parzialmente un problema, però se funziona poi stimola il cambiamento, la crescita a migliori servizi, migliore qualità, quindi maggiore formazione, e allora poi diventa opportunità per le scuole di fare una formazione ad hoc, per i ragazzi che seguono percorsi turistici piuttosto che aziendali di avere un riscontro. Però tutto poi sostanzialmente è legato alla rete che si crea. L'albergo diffuso funziona secondo diversi modelli, ad oggi non esiste un unico modello. Guai se io dicessi che l'albergo diffuso va gestito da un unico soggetto che compra tutto e lo trasforma. Esistono realtà dove alcuni alberghi diffusi sono una sorta di multiproprietà, e cioè la casa di sua nonna, la casa di suo zio, la casa di proprietà, la casa lasciata in eredità viene ristrutturata, trasformata, messa in disponibilità, quindi entra in una rete e produce reddito.
I servizi sono centralizzati, quello è importante, sotto forma di cooperativa, società di servizi, n modi diversi, però sono centralizzati, un'unità centrale rappresentata dall'accoglienza, dal ricevimento, dalla gestione delle pulizie dei diversi alloggi. L'offerta ristorativa può essere ancora differenziata perché si può, come dire, lavorare su quello che già esiste o creare qualcosa di nuovo. Se in un centro esiste già un ristorante tipico, si valorizza quello. Se non esiste, si realizza un bar per la gestione delle prime colazioni, un'osteria, una bottega che diano quel servizio, quella vivibilità che ognuno di noi vorrebbe a casa, nel suo quartiere, ecco, perché poi la dimensione è quella, che ognuno di noi vorrebbe il bar sotto casa, nel quartiere, per fare la prima colazione o per uscire la sera a cena a mangiare una pizza, piuttosto che... Abbiamo detto che il recupero del patrimonio immobiliare esistente, in questa chiave, può essere promossa in diversi modi, ma poi ognuno scelga la sua o si vanno a fare studi più attenti per capire qual è la forma migliore. Messa in sicurezza del territorio è l'esempio che abbiamo fatto prima sul Verbitero. La rendita è, alla fine dei conti, secondo me, la leva motivazionale che porta a fare determinate operazioni piuttosto che altre. Non prendiamoci in giro, io posso essere benissimo affezionato a casa mia, alla casa che mi ha lasciato mia nonna nel centro storico di Santa Maria. Non è vero, ma mi sarebbe piaciuto. Però se non ho le risorse economiche per ristrutturarla, rimarrà tal quale. Se ho la possibilità di avere una rendita dalla ristrutturazione, beh, forse diventa più facile, al di là delle battute, dialogare con la banca, no? Qual era il modello, il mezzanino? Ci si potrebbe avvicinare come, ad esempio, perché genera il cash, genera quei flussi di cassa che potrebbero... E in ogni caso c'è sempre il vantaggio che, se trattandosi di un immobile, la garanzia della banca è reale. Quindi grandi problemi di accesso al credito in una formula di questo tipo non li vedo. Creazione di nuove opportunità di business, perché evidentemente il proprietario di una casa nel centro storico o di una parte di casa nel centro storico può trarre reddito dal fitto di quella casa nel modello dell'albergo diffuso, però poi nascono i servizi, la necessità di avere il servizio di pulizia negli alloggi, piuttosto che il bar, quella parte di ristorazione o i servizi di manutenzione, senza parlare a escursioni, attività all'esterno, eccetera eccetera eccetera. La lista sarebbe davvero interminabile. E microimpresa, il modello di cui parlavamo, perché sono tutte... un albergo diffuso con 1800 posti letto non esiste in nessuna parte del mondo, sono tutte piccole realtà con 15, 20, 30, al massimo 30 unità abitative, quindi strutture in grado di ospitare al massimo 60 persone a pieno regime, però senza problemi di stagionalità, perché chi si muove scegliendo l'albergo diffuso non si muove a luglio, agosto, si muove nell'arco dell'anno, dalla primavera all'autunno, perché segue quegli eventi che caratterizzano un territorio, perché vuole fare esperienze di scoperta su un territorio, e le motivazioni del viaggio sono diverse, non è solo mare, non è spiaggia. Ne abbiamo battuta, non andiamo in concorrenza con gli alberghi che ci sono lungo la costa, tra l'altro, perché offriamo un tipo di ospitalità molto più genuina e autentica. Io penso che i piccoli imprenditori o quelli che gestiscono un bed and breakfast su Scalea piuttosto che sulla costa possono testimoniare la differenza proprio che c'è tra le dinamiche, i flussi e i periodi stessi. Credo è un dato che non ho come dire, pronto. Però mi piacerebbe capirlo. Secondo me chi gestisce un bed and breakfast ha una stagionalità molto più ampia rispetto a chi gestisce un albergo tradizionale, che anche per ragioni economiche poi tende a contrarsi, no? Apro giugno, chiudo settembre, una settimana in meno è meglio, perché sennò poi mi costa troppo, mentre la gestione del bed and breakfast è più familiare, quindi ha una maggiore flessibilità, ha minori costi da sopportare, e quindi più opportunità alla fine
Il bed and breakfast per me è il modello di partenza per l'albergo diffuso, perché immagino che una delle applicazioni concrete sia proprio la possibilità di fare una rete di bed and breakfast all'interno di Santa Domenica. Già esiste. E ti chiamo albergo diffuso, operazione poi di creazione di brand, qualcosa di che ci racconta in maniera diversa, che ci dà maggiore capacità di vendere il nostro prodotto. E potremmo continuare, ma preso atto che in Italia ci sono più di 100 alberghi diffusi, esistono delle associazioni come Radi che ne fanno promozione, studi e lavorano benino, preso atto che quest'anno, questa è la terza edizione al Made Expo di Milano, in questi giorni, iniziato ieri, esiste una sezione dedicata agli alberghi diffusi, borghi e centri storici, che vuol dire che anche, come dire, dal punto di vista del il mondo fieristico inizia a creare eventi dedicati solo a questo. In questo momento ci sono stanno raccontando a Milano gli esempi di eccellenza, gli esempi di successo di questo modello, e si incontrano istituti bancari, associazioni, fondazioni, società di bioarchitettura o produttori di mobili ecologici o di alimenti biologici, o è presente Legambiente con il modello Ecolabel, è vicina Coldiretti con Chilometro Zero, insomma tutti i messaggi di sostenibilità, di basso impatto, di tutela dell'ambiente, che vuol dire anche un modello sano, attento, no? E poi velocemente, questo è un progetto curato da una società, ed ecco lì l'importanza, torna il discorso dell'importanza della progettazione a monte, da una società di consulenza specializzata in questo, che prende un borgo in un paese qualunque, come dicevamo, potrebbe essere un paese qualunque d'Italia, individua le potenzialità del territorio, i servizi, e quindi l'operazione di marketing territoriale attualizzata, concreta, ambiente, natura, sport, mare, perché no, ci può stare la gastronomia, ci può stare la cultura, alcune sono mascherate, perché mentre lo dicevo, dico, questo paese potrebbe davvero essere uno dei nostri. Ok, progetto di valorizzazione, mio Dio, come corre? Abbiate la pazienza. Testi, va bene, testi, a noi interessano più le immagini, no? Un borgo di questo tipo potrebbe essere un borgo dei nostri. Una chiesa mi sembra in stile bizantino, quindi perché no, del nostro periodo. E allora lì a un certo punto mi sono chiesto, ma di chi stiamo parlando? Di quale paese stiamo parlando? Porca miseria, in Calabria. Laino Borgo, Laino Castello, un progetto di sviluppo della nostra provincia, un progetto di realizzazione di albergo diffuso promosso dal comune. Perché promosso dal comune? In questo caso perché il comune era proprietario ed è proprietario di più del 50% degli immobili di quel borgo, il comune, e ha deciso di immaginare un modello di sviluppo, di valorizzazione per le ragioni che ci siamo raccontate. Beh, ha fatto il progetto e adesso sta cercando investitori. Una banca, una società, un business angel, piuttosto che un fondo di equity, piuttosto che. E allora si chiude nel mio sogno, nel mio immaginario, con l'idea che l'albergo diffuso è un sistema di valorizzazione dell'identità del territorio, perché ci racconta, ed è un modello di turismo sostenibile, perché evidentemente mette insieme, fa attenzione a tutti quegli aspetti tipici di un modello turistico sostenibile: tutela dell'ambiente, valorizzazione dell'identità di un territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è difficile chiudere. Che il racconto è finito sostanzialmente. La chiusura
La chiusura lasciamola a voi, e cioè a tutti quelli che hanno la possibilità di pensare a come valorizzare quello che hanno o quello che potrebbero avere e come potrebbe diventare una tessera di un puzzle che va a costruire l'albergo diffuso di Lepicaro, di Scalera, piuttosto che di uno dei territori, dei comuni del nostro territorio. Grazie. Napolitano per averci illustrato la tematica dell'albergo diffuso. Io credo che questo tipo di comunicazione, di informazione andrebbe maggiormente diffusa nelle nostre zone, perché di borghi antichi, belli, abbandonati ne abbiamo fin troppi. Anch'io, portando un po' la mia esperienza, dico, se io sono di Cosenza è un centro storico bello ma sostanzialmente degradato, per non parlare di Rende, che è un centro storico di primo piano, anche lì è abbastanza abbandonato. Quindi, per non parlare poi di altri paesi, anche voglio dire nella Presila, che hanno, diciamo, anche delle attrattive turistiche importanti a livello, per esempio, storico, a livello archeologico, e però non sono assolutamente valorizzati. Io penso che questo argomento, ovviamente, l'importante è fare sempre cooperazione, questo l'abbiamo capito, un po' il leitmotiv dell'intero convegno di oggi. E qui noi abbiamo la dottoressa Angeletti, ad esempio, che si integra perfettamente col progetto di Italia Experience, quindi dare comunicazione attraverso il web marketing, attraverso il portale, di quelle che sono le peculiarità anche dell'albergo diffuso in alcune zone abbastanza misconosciute a livello nazionale, non dico internazionale, ma anche a livello nazionale o addirittura regionale. E dall'altro lato, visto che si tratta comunque di piccole entità, quindi non si tratta di grandi investimenti, a meno che non si voglia fare una cosa in blocco come la INO, quindi avere sostanzialmente una microimpresa, si sposa con le esigenze etiche di cooperazione del credito cooperativo. Quindi da un lato la diffusione dell'informazione, quindi l'imprenditore che si fa avanti per portare avanti lo sviluppo di un territorio, e quindi avere anche un ruolo etico e sociale, perché recuperare un ambiente, le proprie tradizioni, recuperare il patrimonio immobiliare, e questo è molto importante, valorizzare la propria cultura, la cultura propria dei propri antenati, e quindi dare comunicazione tramite strumenti innovativi di marketing da un lato, e avere un supporto finanziario da parte, certamente non dei grandi colossi bancari internazionali, che non capirebbero tra l'altro roba del genere, ma di una banca del territorio che proprio ce l'ha veramente nella sua mission, quindi di investire per lo sviluppo anche di questi borghi nella propria zona di competenza, io penso che abbia soprattutto un valore etico. Qui parliamo di cooperazione, ma di cooperazione in senso etico. Io sono convinto di questo, non è retorica la mia, ne sono assolutamente convinto. A riguardo, quindi, lascerei la parola anche dal punto di vista del credito cooperativo, quindi il ruolo del credito cooperativo nel marketing territoriale, per capire quali sono gli strumenti, qual è la vocazione, anche quindi alla luce degli input che finora appunto sono emersi da questi interventi. E abbiamo, diciamo, un duplice intervento, l'intervento del dottor Leonardo De Bonis, che, come tutti sapete, il direttore della BCC dell'Alto Tirano Cosentino, e del dottor, a seguire dal dottor Giuseppe Russo, dottore commercialista e consigliere d'amministrazione della banca. Punti di quelli che mi hanno preceduto, ho notato diversi elementi che per la nostra banca sono di particolare interesse. Innanzitutto vi ringrazio della presenza e dell'attenzione con cui state partecipando al nostro convegno. Per noi questo vuole essere veramente un momento di condivisione per cercare di fare quello che all'inizio ha detto il nostro Presidente, cioè di passare un po' dalle parole ai fatti, e la nostra banca ci sta mettendo veramente tanto impegno in questo progetto. E la nostra azienda è una banca speciale, è una banca di credito cooperativo, e per una banca di credito cooperativo dare ascolto alle richieste degli imprenditori, delle persone che vivono nel nostro territorio è veramente una missione ed è l'elemento fondante di quello che è la nostra attività quotidiana. Quindi noi ci chiediamo: come può una banca di credito cooperativo contribuire allo sviluppo del proprio territorio? Questa cosa noi cerchiamo di farla quotidianamente, parlando, insomma, ho conosciuto molti di voi che siete qui e mi fa piacere di vedervi un po' tutti. E noi il giorno ci impegniamo per cercare di dare a tutti delle risposte, perché ci rendiamo conto che la nostra è una terra speciale, anche quella. Io faccio parte del vostro territorio da poco tempo, ma ne ho apprezzato in maniera molto sincera le caratteristiche. È una banca, per riuscire a fare il proprio ruolo, per riuscire a giocare il proprio ruolo in maniera
forte, professore Giuso, in quello che è il progetto di sviluppo di un territorio, deve seguire due regole in particolare. Innanzitutto deve essere una buona banca. Essere una buona banca è fondamentale per riuscire a stare sul mercato, perché tutte le cose che dicevi tu prima, Fabio, il discorso dell'innovazione, il discorso di essere una buona azienda, valgono soprattutto per una banca che è un soggetto istituzionale e controllato. E poi bisogna essere una buona cooperativa, questa è una cosa un po' più difficile, perché essere una buona cooperativa significa dare ascolto alle idee buone e cercare di selezionare, insomma, di selezionare le migliori idee che ci vengono proposte ogni giorno. Essere una buona banca, qua lo perdo sempre, lo... Allora, ve la dico. Premo un tasto. Faccio questo. Ok. C'era qualche problema. Ok. Essere una buona banca è difficile. Lo dimostra il fatto, insomma, noi periodicamente, sapete, arriverà la Banca d'Italia. Bisogna saper fare reddito, saper fare patrimonio, avere un buon assetto dei controlli interni, insomma, a maggior ragione è difficile riuscire a seguire la correntezza operativa e poi riuscire comunque a essere dal punto di vista dei controlli una buona azienda. E poi avere una buona liquidità. E questo è il motivo per cui cerchiamo di fare raccolta, perché noi aziende, banche di credito cooperativo, raccogliamo nel nostro territorio e investiamo nel nostro territorio, quindi questo è un elemento molto importante e ci fa piacere che quando siamo orgogliosi, quando voi depositanti riuscite ad avere fiducia nei nostri confronti e a farci gestire i vostri risparmi di una vita. E quindi noi facciamo praticamente quello che tutti gli imprenditori che mi hanno preceduto hanno detto: noi prendiamo i risparmi dal nostro territorio e li diamo nel nostro territorio cercando di fare una buona banca. Ma poi bisogna essere anche una buona cooperativa. Per essere una buona cooperativa, una banca, il nostro statuto dice che è fondamentale stare sul mercato per assicurare una corretta gestione, ma per contribuire allo sviluppo del territorio è indispensabile essere una buona cooperativa. Essere una buona cooperativa significa favorire i soci. Noi siamo una cooperativa, significa che i soci si uniscono per soddisfare quelle che sono le proprie esigenze, quindi per noi il primo obiettivo è soddisfare quello che sono le aspirazioni dei nostri soci. Promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Questo cominciamo ad andare in un ambito un po' più difficile. L'educazione al risparmio non lo vogliamo insegnare agli italiani, insomma, che sono famosi per essere un popolo di risparmiatori. Comunque è quello che ci dobbiamo fare, e forse questo è anche il merito delle banche di credito cooperativo, che sono riuscite a fare questa cosa nel corso degli anni. Ecco, andiamo al nostro punto, è promuovere lo sviluppo della cooperazione e la crescita responsabile e sostenibile del territorio. Queste cose non me le sono inventate, sono scritte nel nostro statuto e sono i primi due articoli dello statuto. Favorire i soci. Innanzitutto i nostri soci, come avete notato, perché insomma siete tutti clienti della nostra banca, mi pare di aver capito, se qualcuno non l'è vi consiglio di esserlo, perché questo è il momento buono per diventare clienti e diventare soci. I nostri soci hanno condizioni più agevolate rispetto agli altri clienti, e proprio ricollegandomi al discorso dell'investimento e dell'innovazione, abbiamo recentemente rivisto il nostro catalogo prodotti, quindi abbiamo fatto degli studi di mercato, quindi abbiamo nel nostro piccolo investito nell'innovazione. Poi bisogna fare delle iniziative a favore dei soci. La gita sociale, che voi avete da un po' di anni, e questa è una bella tradizione che sicuramente non abbiamo intenzione di far scemare. La gita sociale è l'esempio di cose fatte per condividere con i soci alcuni momenti. Consulenza finanziaria, questo è un punto molto, molto importante su cui personalmente sto cercando di lavorare in questo primo periodo, e cioè incontrare i clienti, capire le loro esigenze, perché è importante che, insomma, ognuno abbia le risposte personalizzate in base alle proprie caratteristiche. Festa del socio, noi vogliamo festeggiare i nostri soci. È una delle prime cose che il presidente mi ha chiesto di fare quando sono arrivato in questa banca. Il socio da noi deve avere un ruolo particolare, e insomma vi assicuro che lo faremo nei prossimi mesi, ci saranno tante iniziative a favore dei soci. Quota ridotta per i giovani soci.
Da noi i ragazzi sotto i 35 anni pagano una quota dimezzata rispetto agli altri soci. È sempre il nostro principio statutario che ultimamente abbiamo messo in pratica. Dare poco, ma dare a tutti, e lo riprendo. Questo è un altro principio importante, la diversificazione del rischio. Noi siamo una piccola banca che accompagniamo nella nascita le nuove iniziative imprenditoriali. Eccolo. Dare poco ma dare a tutti, questo è un principio importante. Noterete in molti discorsi che facciamo nelle quotidianità che questo è un principio che portiamo avanti proprio per il fatto di creare ricchezza condivisa all'interno del nostro territorio. Ancora, quindi notate, questo è il punto più importante nella nostra descrizione delle cose che facciamo. Maggiore rapporto umano, da noi i soci, e non è retorica, non sono un numero, noi ci teniamo a risolvere i vostri problemi e a capire quali sono le vostre aspirazioni, ed è per questo che l'intervento della banca ha seguito l'intervento di quelli che sono gli imprenditori che rappresentano il nostro territorio. Democrazia societaria, da noi un socio ha un voto, indipendentemente dalla quota sociale che insomma, è diversificata in base a quello che ciascuno di noi può dare. E questo è un principio molto importante a differenza dell'altra tipologia di banche in cui conta quanto ognuno dei soci investe nella società. Poi noi investiamo sulla gente e non nella speculazione finanziaria. Chiunque guardando il nostro bilancio si può rendere conto di questa cosa. Il nostro bilancio è un bilancio molto semplice probabilmente, anche troppo rispetto alle altre banche, in cui i crediti verso la clientela, che sono il sostegno che noi diamo al nostro territorio di competenza, hanno assolutamente la percentuale più elevata rispetto al nostro attivo. Promuovere l'educazione al risparmio e alla previdenza. Il 31 ottobre di quest'anno, per parte, realizzeremo con le scuole della zona di competenza che insomma vorranno condividere con noi questa esperienza, come diceva il Presidente all'inizio, festeggeremo la giornata mondiale del risparmio, cioè somministreremo agli alunni delle scuole elementari e medie un tema sul risparmio e sulla previdenza, cercando di vedere la cosa dal loro punto di vista. I migliori lavori verranno premiati da una commissione, insomma, luogo creata, e verranno premiati con dei libretti di risparmio che saranno aperti presso la banca. Promuovere lo sviluppo della cooperazione e la crescita responsabile e sostenibile del territorio. Riguardo a questa cosa abbiamo due progetti, il primo verrà presentato da me adesso e l'altro verrà presentato in maniera molto simpatica, visto in anteprima la presentazione, dal dottor Giuseppe Russo, che è un nostro consigliere d'amministrazione molto referenziato. Andiamo ai fatti. Progetto Buona Impresa. Il progetto Buona Impresa è il progetto che riassume un po' tutte le cose che i miei predecessori chi mi ha preceduto nella descrizione dei propri interventi hanno messo sul piatto. Col progetto Buona Impresa noi finanzieremo nuove idee imprenditoriali. Lo facciamo partendo proprio dall'inizio, dall'idea, cercando di selezionare le migliori idee e di finanziarle. Quindi è un piano progettuale per il finanziamento dello startup e del consolidamento di imprese cooperative. Le imprese che noi vogliamo finanziare o consolidare sono imprese cooperative, quindi in modo da creare, da ribaltare nel tessuto economico quella che è la nostra esperienza che stiamo vivendo in maniera positiva, cioè il fatto che ci sia una cooperativa di persone, quindi una ricchezza condivisa e una modalità gestionale dell'azienda che sia condivisa fra i soci della cooperativa. È un progetto che non ci siamo inventati, ma siamo probabilmente in questo momento la prima banca di credito cooperativo calabrese che la sta mettendo in pratica con questo marchio. È stato promosso da Federcasse e da Conf Cooperative, che è l'associazione nazionale che ci accompagnerà nella gestione del business plan e di tutto il progetto imprenditoriale. Questo è il logo che è stato creato, poi lo vedrete con ampia diffusione nel proseguo, insomma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Come è organizzato il progetto? Intanto verranno selezionate le migliori idee imprenditoriali. La selezione sarà realizzata da uno staff di professionisti che terrà conto dell'opportunità di mercato e delle caratteristiche dell'idea imprenditoriale. Da questo punto di vista, insomma, mi aspetterei di vedere un po' di queste idee, tipo l'albergo diffuso, per esempio.
esempio, e che sono cose che insomma assolutamente i nostri centri storici hanno. Per esempio, tornando al Verbicaro, ti posso assicurare che due o tre di quei locali tradizionali già ci sono, ho già tastato personalmente il campo. Finanziamento di imprese cooperative, quindi come vi dicevo, diversamente dai modelli di microimprese in forma di ditta individuale, la società o di società di persone, la formula cooperativa offre il valore aggiunto della mutualità. Quindi noi, per statuto sociale, siamo portati a diffondere il principio della mutualità, cioè il fatto di contribuire alla crescita del territorio in cui viviamo, e lo facciamo per statuto, quindi quando ci sentite dire queste cose lo facciamo con passione, ma lo dobbiamo fare per normativa, e questa è una cosa molto bella che caratterizza le banche di credito cooperativo. Infine, non c'è nessun vincolo per il settore in cui indirizzare l'idea. I ragazzi che ci proporranno l'idea, ma non devono essere per forza dei ragazzi, perché l'elemento caratterizzante di questo progetto è la novità, il fatto di far partire qualcosa dal nulla, il fatto di creare posti di lavoro, e insomma così con l'intervento magari adesso di un incubatore privato, ma ci aspetteremo anche qualche aiuto del pubblico che poi cercheremo nelle forme più opportune. Quindi quali sono i passi operativi che seguiremo d'ora in poi per la costruzione di questo progetto? Intanto il coordinamento fra i soggetti promotori, BCC e Conf Cooperative, e CSC Calabria, che è una società cooperativa nata apposta per la selezione delle idee e per la realizzazione del business plan e per proprio accompagnare l'idea imprenditoriale fino all'avvio. Quindi la sottoscrizione di accordi, anche questa è una cosa che abbiamo già fatto, insieme al primo punto che è già fatto, il fatto abbiamo già sottoscritto l'accordo Cooperfidi, che ci permetterà di garantirci il credito che diamo alle imprese, perché è ovvio che, come vi dicevo all'inizio, dobbiamo fare cooperative e dobbiamo saper fare anche buona banca per cercare di stare sul mercato e di portare avanti per tanti anni quelle che sono le nostre idee. Coinvolgendo gli enti pubblici, questo ancora non è cominciato, ma lo faremo sicuramente. Ho colto tanti spunti in chi mi ha preceduto e sicuramente è una delle cose che cercheremo di fare. È ovvio che la nostra banca non si fermerà, nel senso che il progetto andrà avanti e verranno finanziate delle idee imprenditoriali. Ci saremo veramente lieti, cioè siamo sicuri di trovare un appoggio in questo progetto da parte di istituzioni locali. Quindi la promozione dell'iniziativa. Questo convegno è il primo momento in cui promuoviamo la nostra iniziativa e ce ne saranno tanti altri, insomma sarà una cosa molto diffusa, poi tutti quanti sapranno in che modo si avvierà questo progetto. È ovvio che questo è l'inizio di un qualcosa che può diventare abbastanza ambizioso, seppur siamo convinti che vogliamo supportare delle piccole iniziative imprenditoriali che poi dovranno crescere con le proprie gambe. Ed è la dimostrazione di come la nostra banca sta sul territorio e vuole investire nel nostro territorio. Questo è il primo progetto dei due progetti che abbiamo creato in questa nostra fase storica per rilanciare il marchio del territorio e fare concretamente marketing territoriale. Dell'altra parte ve ne parlerà il dottor Russo, che a cui passo la parola. Ringrazio innanzitutto tutti i relatori che mi hanno preceduto e tutti voi per l'interesse dimostrato. Cercherò di essere sintetico anche perché gli interventi sono stati anche abbastanza lunghi. E il mio tema ha un taglio prettamente pratico, per cui riparlerò di un progetto che ha alla base uno dei principi cardine della nostra banca, che è la mutualità, come anticipato dal dottor De Bonis. Intesa come unione di forze, un progetto che vuole creare uno strumento che ne avvantaggi il focus dell'attività imprenditoriale e sociale della BCC, ovvero il socio. Il progetto si chiama Mettiamo in rete i nostri soci. Come? Funziona? Sì. Attraverso due strumenti che sono diversi. Andate avanti. Secondo me lavora adesso, non va. Attraverso due strumenti complementari tra loro, ovvero la creazione di un portale web dei soci della BCC e la creazione di una moneta interna. Nel corso del convegno abbiamo più volte parlato di portale web
in ambito turistico, ma ne abbiamo anche visto come strutturarlo graficamente. Ma io vi parlerò di come poterlo utilizzare in ambito commerciale. Sia il professor Piluso che il professor Forestiero hanno parlato di aggregazione per le piccole imprese al fine di agire come unico attore. Il motivo per cui proponiamo la nascita di un portale web sotto il logo BCC è quello ispirato al principio che l'unione fa la forza, in quanto la sinergia tra i soci permetterà un notevole risparmio di costi e sicuramente la riuscita del progetto. Mi aggancio a quanto detto anche di nuovo da Forestiero, perché il marketing del prodotto è fondamentale, nel senso che siamo abituati come aziende a costruire il nostro sito web, però alla fine dedichiamo, come hai detto tu, sia poche risorse economiche ma sia poca attenzione, perché probabilmente non ci crediamo noi per primi nella potenzialità che ha il mondo internet per le nostre aziende e quindi per la commercializzazione dei prodotti delle nostre aziende. Quindi la slide ci chiede: perché proporsi come venditore unico anziché come singola impresa? E il vantaggio è sicuramente la risposta è in questa slide. Un portale unico serve appunto a mettere in rete tutti i soci, un modo per cominciare a cooperare e a sviluppare sinergie per la crescita e lo sviluppo delle nostre aziende, un modo per condividere obiettivi e migliorare reciprocamente le tecniche di vendita. Un portale unico serve a creare un prodotto migliore, ad un prezzo più contenuto, una condivisione economica degli investimenti necessari a dargli maggiore visibilità sulla rete e conseguentemente sviluppare maggiori vendite. Oggi avere un cliente a Milano, giusto per fare un esempio, che acquisti un prodotto a Scalea e che ti paghi prima ancora di consegnargli il prodotto è sicuramente un aspetto che non va sottovalutato, anche perché non ci siamo abituati. Naturalmente, per raggiungere gli obiettivi che prima vi ho sintetizzato, questo vola. Bisogna affidare lo strumento a personale altamente qualificato, perché ritengo, per esperienza personale, che non sia sufficiente realizzare un portale web, ma sia fondamentale gestirlo. Una gestione intesa a monitorare costantemente il posizionamento dei prodotti sul mercato. Il fatto di vendere il mio cellulare a 150 euro e il mercato web lo vende a 120 euro sicuramente non mi permetterà mai di vendere quel prodotto sul web. Quindi la figura professionale che io intendo è quello che riesce a dire ai soci che fanno parte di questa rete, che quindi utilizzano il prodotto web, di dire: guarda che il tuo prodotto sul web viene venduto a meno. Quindi bisogna avere un monitoraggio costante del posizionamento del prodotto sul mercato. Il professionista potrà assistere la clientela, ovvero sia i soci che pubblicano, quindi che mettono i loro prodotti nella rete, sia un servizio cliente, quindi un'assistenza ai nostri acquirenti. Guidare il socio nel corretto utilizzo della piattaforma web e velocizzare e snellire le operazioni di spedizione e di consegna. Perché io penso che un portale web, per avere un buon sviluppo, deve funzionare bene, anche perché oggi nella rete un acquirente tipo, prima di acquistare da me piuttosto che da un altro, si informa nei vari forum, per cui avere un feedback positivo sul portale che andiamo a creare sicuramente è necessario per far sì che il portale abbia una buona visibilità. Il portale è una nuvola di opportunità che ha già un proprio target di clientela e che vi assicuro non è la solita a cui siamo abituati. È uno strumento che interagisce con i social network, con il mondo Google e ha una comunicazione veramente alta, quindi dobbiamo creare sicuramente un prodotto di notevole professionalità. Questo volo insieme a lui. Questo è un esempio di portale web,
tipico con il logo della BCC, con i prodotti trattati dai vari soci. È un tipico sito, ho un po' scopiazzato, questo è il sito di Pixmania, è un sito che secondo me ha un potenziale enorme e l'idea l'abbiamo voluta copiare un po' perché crediamo che questo prodotto sia molto buono. Un portale che ha all'interno anche delle pubblicità, così come la consultazione dei prodotti più venduti, le vendite flash dove ci sono le offerte particolari di quel periodo. Un altro prodotto in cui crediamo molto è la moneta interna, cioè il socio nella rete. La moneta interna è uno strumento che più di tutti rende il significato di mutualità, di strumento di rete e di cooperazione. Tramite la moneta interna l'idea che ci siamo fatti è quella di fidelizzare i clienti della rete BCC, quindi i soci all'interno di questa rete tramite questa moneta interna potranno sviluppare la fidelizzazione dei propri clienti. Vediamo come. Ad ogni cliente socio sarà fornita una card BCC da utilizzare per gli acquisti presso i soci. Questo è un esempio pratico. Ho comprato un paio di scarpe, le ho pagate 180 euro sulla carta, già che c'è una convenzione che prevede su quel negozio uno sconto, anziché effettuare uno sconto diretto all'acquisto, mi ricaricherà la mia carta. Per cui in ogni acquisto io maturo un credito che spenderò soltanto all'interno della rete. Quindi vado a cena con gli amici, spendo 80 euro, nell'esempio il ristorante mi ha dato una convenzione del 4%, mi viene accreditato una somma di 3,20 euro. Potrò a questo punto scegliere se spendere la somma a credito che ho precedentemente accumulato oppure accumulare, quindi incrementare il mio credito e spenderlo successivamente. Naturalmente il credito va speso soltanto all'interno del circuito, che sono i soci della BCC. Lo strumento funzionerà semplicemente attraverso uno strumento POS che mi ricaricherà il salvadanaio ad ogni acquisto che effettuo. Qual è il vantaggio dei due strumenti? Siamo arrivati già alla fine, quindi sono stato molto sintetico. Il vantaggio dei due sistemi è quello di consentire alle imprese di aumentare la competitività mantenendo l'autonomia, abbattere i costi di gestione, muoversi in un mercato, questo può ancora, muoversi in un mercato con bassissimi margini che è quello della rete, ma che grazie alla rete, la rete che andiamo a creare con il portale, potrà sicuramente divenire uno strumento in grado di far resistere le piccole realtà come le nostre da questo periodo di crisi. Le reti rappresentano il presente e il futuro del nostro mondo imprenditoriale. E sintetizzo tutto nel dirvi che il vantaggio della rete è anche il vantaggio di essere socio di una BCC. C'è qualcuno che vuole intervenire, vuole chiedere qualcosa? Prego. Saluto tutti e mi presento, sono il sindaco di Papasidero. Di conseguenza mi voglio inserire sul discorso dell'albergo diffuso, giusto per dare un altro esempio di albergo diffuso. Allora, si è citato Leino Castello, il quadro di Leino Castello antico che ha fatto il progetto in questo senso. Leino Castello è proprietario di questo 50% delle abitazioni, perché Leino Castello è stato evacuato circa 30 anni fa a causa di una frana, quindi il comune è diventato proprietario. A questo punto c'è già un soggetto che va ad attuare questo progetto,
A Basilaro, entro terra di Scalea, 20 km, 850 abitanti. Paese in via di spopolamento, quindi molte case disabitate, voi per via della migrazione, che per, piuttosto che per eredità e queste cose. Allora, rispetto all'esempio del castello, noi abbiamo già le persone che vengono a Papasidro. Abbiamo circa 20.000 presenze annue dovute al rafting che si fa semplicemente a Papasidro e dovute alla rotta del Romito. Più o meno 10.000 e 10.000, diciamo così. Quindi abbiamo una potenzialità già nostra. Non abbiamo bisogno di operatori turistici che portano le persone e quant'altro. Abbiamo il problema di ospitare queste persone, perché non c'è nessuna struttura ricettiva in questo senso. Allora, io che faccio, sindaco? Faccio il primo screening, come è stato detto, che cosa c'è? Allora, rafting, operatori economici, quelli che ci sono, offerta culturale, Romito, quindi abbiamo varie possibilità, qualche agriturismo, gente che vuole fare trekking sul Pollino e non ultimo il mare, insomma, perché a 20 km, a 20 km da Scalea si può benissimo venire al mare e stare la sera proprio sicuro. Si fa un censimento di questo. Io come comune che faccio? Promuovo, a proposito degli enti pubblici che devono essere coinvolti, promuovo un censimento di queste abitazioni. Mi servono 100-150 posti letto, perché almeno dobbiamo ospitare un pullman, due pullman, no? Ogni settimana. Siccome il nostro turismo attuale è fatto di è un mordi e fuggi, nel senso che il ragazzo viene, il giovane viene, fa il rafting, che sta mezza giornata e va via, se ne viene a Scalea o dove vive, dove dorme, noi abbiamo l'esigenza di far rimanere le persone, altrimenti questo turismo porta poco a Papasidro. Facciamo, diciamo, faccio un censimento delle case sfitte, vedo le case sfitte che ci sono, ho bisogno di 100-150 posti letto. Allora, sottopongo questo problema ai proprietari, perché a questo punto non mi interessa trovare un soggetto che investa su questa situazione. Sono io come comune che voglio promuovere questa cosa, così voglio dire il ricavato, tra virgolette, o i benefici economici ricadono su tutta la popolazione. Giusto? Recuperare queste abitazioni, già stato detto bene, significa far vivere prima di tutto il centro storico con nuove persone che girano tutti i giorni in paese. Quindi portare delle presenze settimanali, aumentare il reddito, recuperare il centro storico dal punto di vista urbanistico, che non è poco. Si fa, fatto questo censimento, vedo che c'è la potenzialità. A questo punto io non so come muovermi per il recupero vero e proprio, nel senso che mi viene posto il problema. Io vado a recuperare il mio alloggio, recupero 4 posti letto. No? Di questi 4 posti letto io occupo 100 sere all'anno, faccio 5.000 euro, quando è che mi ripago questo investimento? Uno. Chi è disposto a investire per recuperare tutto il complesso? Due. Allora il comune dice io posso essere la tramite con la BCC, dico per dire, visto che ci vuole un ente che finanzia, il comune può fare semplicemente da tramite, ma non può finanziare, giusto? Però può dire, può dare delle garanzie a una banca, in questo caso per dire ci metto io la faccia, comune di Papasidro, faccio una società mista con tutti i proprietari, non so come si chiama, e si può fare questa cosa. Sto ponendo dei problemi, non delle certezze. Solo in questo modo si può portare avanti questo progetto, perché la legge regionale non funziona, nel senso che poniamo all'assessore regionale la questione, ma l'assessore regionale dice non ci sono i soldi, oppure vado a finanziare fra 2 anni, oppure se ne vanno i turisti, intanto, no? Quindi il problema principale è questo. Come uscire
da questo cerchio, cioè il comune si fa promotore, si fa garante, i proprietari sono d'accordo, ma i capitali come bisognerebbe fare? Cioè, i proprietari devono dare una garanzia, oppure la banca piuttosto può farsi promotrice, o non lo so. E insomma, questo è il dubbio che abbiamo. Ora, non so se qualcuno mi può rispondere, comunque volevo porre questa questione. Grazie. Di rispondere, insomma, mi sembra che il punto più importante della sua richiesta sia il fatto di, che per quanto ci riguarda, il fatto di reperire i capitali necessari per realizzare questo tipo di iniziativa. Studiare qualcosa. Certo. E dal nostro punto di vista il discorso si sposa con tutto quello che noi stiamo facendo, nel senso che per noi la cosa importante è che l'azienda venga dal nostro territorio, e quindi il comune di Papasidro è nel nostro territorio, quindi l'elemento più importante lo abbiamo superato. È ovvio che a noi deve arrivare un progetto condiviso da una serie di persone che hanno la voglia di investire loro stessi in quello che stanno facendo, no? Perché la banca, come diceva bene prima il professor Caruso, se investe al 100% in un progetto diventa l'azionista unico di quel progetto. È ovvio che se alla banca viene presentato un progetto fatto bene, con delle prospettive, che sia forte dal punto di vista, da tutti i punti di vista, non solo da quello bancario, io penso che la banca non abbia nessun problema ad analizzare una richiesta di credito a quel punto che abbia alcune caratteristiche. La cosa importante è che i promotori di un'iniziativa di questo tipo abbiano le idee chiare su quello che vogliono fare, su quello che è la percentuale di condivisione del proprio progetto, quindi a partire dalla propria percentuale di equity, se è indispensabile ci sia nel progetto, deve esserci questa percentuale, le prospettive commerciali, insomma alla fine la banca, come per essere una buona banca oltre a una buona cooperativa, farà l'analisi di quella che è la richiesta, e se il progetto è valido, come facciamo quotidianamente con tante buone iniziative, io non penso ci siano tanti problemi a valutare una richiesta di questo tipo. Spero anch'io che, se vi posso un attimo inserire, il problema fondamentale, come diceva prima il dottor Forestiere, è la progettualità. Cioè, un progetto è valido o non è valido a secondo di quelli che sono le prospettive future, al di là poi delle garanzie, del dosaggio tra quanto metto io e quanto mette la banca. Quindi dimostrare a un ente territoriale, quale può essere una BCC, che effettivamente ci sono 2.000 persone al mese, 200, non so quanti siano, che portano quei tipi di ritorni dal punto di vista economico, che ci sia la volontà da parte dei soggetti imprenditoriali a mettersi in gioco, quindi dimostrare la sostenibilità economica e dimostrare la volontà dei soggetti di portare avanti quel progetto. E la volontà non si manifesta ovviamente a chiacchiere, ma come si diceva prima, mettendo anche un minimo di capitale proprio, quindi io condividendo anche quello che è il rischio imprenditoriale. Io penso che la banca di credito cooperativo, come diceva il direttore De Bonis, ovviamente da questo punto di vista non può che essere molto molto interessata in iniziative del genere. Ci sono altri interventi? Scusa, prego. Volevo aggiungere una cosa e fare un esempio concreto, no? Anche rispetto all'attualità di quanto abbiamo detto in precedenza. Lei ha di fatto 54 persone al giorno che vengono su Papasidro, che deve ospitare, e ha difficoltà ad ospitarle, perché dai numeri che ha detto, dividendo per 317, diciamo, da Pasqua ad ottobre, quindi ancora di più, quindi saranno 100 persone al giorno, però ha già fatto un censimento, c'ha delle strutture disponibili. Uno degli attori può essere la banca, ma la banca lo sarà nel momento in cui lei, insieme al privato, ha preparato un progetto concreto con dei numeri, degli economics, perché la banca si basa sugli economics, cioè quanto rende questo progetto. Se sono 100 persone al giorno che arrivano e portano 100 euro, vuol dire che il progetto incassa al giorno una certa cifra, deve dare redditività. La banca va a vedere quei numeri e deve capire il ritorno del vostro investimento per remunerare il capitale di rischio che la banca vi dà. Ma al tempo stesso le lancio una provocazione. Sicuramente quegli immobili sono immobili che una volta recuperati, anche in fase di recupero, possono beneficiare di agevolazioni, quindi efficientamento energetico, e anche delle facilitazioni che il comune può fornire, perché nell'ambito progettuale di un progetto di marketing territoriale il comune potrebbe dire su chi ristrutturare l'immobile per coprire il tasso di finanziamento, che comunque una remunerazione del denaro bisogna darla alla banca, per facilitato che può essere un progetto, comunque una remunerazione di denaro bisogna averlo, perché la banca
lo paga il denaro, poi io non sono un tecnico bancario, ma è così, lei potrebbe tranquillamente dire, faccio un esempio banale, al piccolo proprietario di un appartamento di 4 posti di letto, dire, tu ristruttura, ti aiuto io con una struttura comunale che ti facilitano il finanziamento, quindi attingere la finanziabilità statale, e in più ti dico che per i prossimi 5 anni non paghi l'IMU, o paghi l'IMU in maniera ridotta, sta alle peculiarità di un sindaco poter fare una cosa di questo tipo, ma non è una cosa estemporanea, deve essere una cosa inserita in un progetto organico di promozione territoriale, quindi è già un qualcosa che una risposta può trovare. Poi è logico, con l'appoggio di una banca che guarda al territorio, che lavora di concerto con gli imprenditori e anche con le istituzioni, può essere facilitato, ma è un qualcosa che lei può già fare di suo, semplicemente poi andando a dire al proprietario dell'immobile, guarda che questo giro è a costo zero, perché di fatto ti vai a recuperare il costo del denaro che tu ti devi finanziare per rifare l'appartamento con il risparmio sulle tasse. Quindi se fatto in una cosa, il mio esempio è dire un qualcosa che può essere un problema, se armonizzato in un progetto comune, un progetto di marketing territoriale, può avere costo zero, perché la banca interviene, fornisce i soldi, lei facendo risparmiare sulle tasse, i tassi di interesse che il proprietario dovrebbe avere, ha chiuso il progetto e ha costruito un progetto di marketing territoriale che ha costo zero. Ci sono altri interventi? Siamo qui da ben 5 ore. Ma sicuramente lavorate un po'. Ci vediamo là. Che bello! E io adesso devo continuare. Non c'è il desk informativo. Non le ho c'è il desk informativo. No, voglio fare.